Cazzo, buonasera amici di YouTube, amici di Instagram, amici di Facebook, amici di TikTok, eccetera. E di Basta, Twitter, e magari. basta. Di Twitter, di E quei quattro che ci amici di tutto seguono. il mondo. Non lo vedete che sono distrutto? Perché anche fare shopping distrugge. Perché hai fatto shopping? Chissà, c'è qualcosa a Con casa quali buttato? soldi? Senza soldi, dice che ti fa andare a provare Oh, mi le cose. pareva che tu di nascosto avevi fatto Allora, noi shopping. abbiamo comprato, nel senso che ci siamo portati cose a casa. Loro sanno che dobbiamo provare e restituire, ma Perché noi. c'era, ci sia nel camerino affollato, non ci Ma non ce le entro. terremo queste cose, non so come, ma ce le terremo, scelta. Poi si devono lavare, si devono provare, bisogna vedere se ti fanno i complimenti quando te li metti. Ah, vi chiedono a fare magari E se non i piaccio con quel maglioncino, io glielo torno, no? complimenti. Il Quindi fategli i colore. complimenti se non ci torna, E io glielo scelto. torno, intanto lo sfrutto due o tre volte, tempo proprio. Un grande saluto a voi compaesani. Ciao Ragazzi, Toti! siamo su TikTok, dovete fare tap tap Ciao Tor di sullo Firenze, ben schermo. trovato! Ciao Tor, Un dovete fare bacio dalla così. Francia! Sullo schermo, fate a così, Stiamo certo. bene, siamo un po' stanchi, siamo un po' infreddoliti. Io sogno motto, proprio motto. No, io tutto sto E che mi martorio, sento, comunque tutto sto stasera vi martorio. faremo vedere gli acquisti di Primark. Per chi fosse interessato ve li faccio vedere, vi diremo anche i prezzi, così I miei in cosi non ve li faccio vedere. più vi ricorderemo dove siamo stati ieri sera, parleremo anche di quello, certo. E poi abbiamo una news shock Non è Barbara che vi d'Urso, dico solo che giuro. riguarda noi due il 10 dicembre alle ore 16:30. 17. No, 16:30, 17. 16:30 i Danapelli. 16:30. 16:30, comunque vi parleremo dopo, quindi abbiamo tre cose da Oggi ci provare. hai visto da... Scusa, oggi? Ah, oggi vi ho visti e ci hai Non fermato? mi ferma nudo Ma perché poi perché ci avete pari che devono paura? pagare al posto nostro, Ma ovvio che certo. dovete pagare al posto nostro. Ma qui su TikTok, No, 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 no. ora vi diremo, voi Ciao da un seguiteci. bimba, ancora i saluti devono iniziare. Lau, lau, Voi lau, lau, lau. seguiteci, condividete la live perché dobbiamo fare vedere cosa abbiamo acquistato da Primark. Parleremo di ieri sera che combinò, Ciao Pina abbiamo Eleonora! incontrato colleghi nel frattempo, scelto. Avanti! E poi di questa notizia shock che riguarda il 10 dicembre alle ore 16:30, scelto. Allora, quanti siamo? 161! 175 Ora, ma un tempo con l'IG aumentano di 181 14.181 Oggi niente mangiata fuori? scelto che ha Mi mangiato volevo fuori mettere nel balcone, ma c'era un po' di scelto venticello e ho detto no, abbiamo fuori mangiato a no. pranzo abbiamo mangiato grazie Grazie Anna Anna Smarra Smarra. ragazzi fate tap tap perché sennò vi faccio avvenire niente stasera niente se non fate tap tap Siamo 200, Ah, 205. mo comincio i saluti, non essere prolisso perché la serata è. Ma 2 ore ci No, la serata è ricca bastano. stasera. Non ve ne andate Piatto perché. ricco, mici ficco, Non così vi si dice, niti no? perché vi Quando a Natale dite si gioca a carte, a piatto, con le carte siciliane, piatto ricco, mici tante cose. Comunque, sogno motto. Tap tap è così. Dovete fare così nello schermo. Così. E così a noi arrivano tutti i cuoricini. Già ne ficco. abbiamo Ciao 3.000. Matteo da A Milano. 50.000 like, 50.000 tap tap, vi faccio vedere le cose di Guarda Primark. chi c'è, Cucce. Corinne. Corinne mia bella! Buonasera. Salutiamo Corinne E la che sua mamma Rosalia. lavora in un negozio di Etnapolis, non vi dico quale, se no voi andate tutti da Corinne. E niente, lei quando ci vede si illumina d'immenso, io mi illumino insieme a Ida e salutiamo sua mamma. Rosalia. Bella, che Ciao ci Rosalia, segue. continuaci a seguire. Ma che vuol Bella. dire tap? Non è un tap tap che Tap fa tap, si così ruba a tappa, dovete fare il letto? così nello schermo. Schiacciatemi brufola Avanti. mia, così a tappare, certo. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Oggi 2 dicembre già, ragazzi, ci Certo, vogliono due dicembre, 23 certo. giorni
Per il giorno di Natale. Conte, stamattina l'ho vista a Mister Bianco, l'ho salutata mentre ero in macchina, ma non mi ha sentito. Ah, perché li salutati la macchina vuole? No, no, non ti ho sentito vero. Voglio morire. Non ti ho sentito vero, si eri in macchina. Hey, my name is Sophie. Sophie. Sophie, my name is my Armando. My name is Nunzio. Non te l'ha chiesto a te, me l'ha chiesto a me. Vabbè, certo. Avanti, siamo 300 quasi. Siamo 300 che stanno aspettando gli acquisti di Prime. Certo, non dovete prima... stare qui. Dovete fare 50.000 tap tap, se no niente, non vi faccio aprire niente stasera. Grazie, grazie per i saluti. Ora vi comincio a salutare, ma prima volevo ringraziare sempre i nostri medici, gli infermieri, gli ossiparamedici, gli ospedali, le cliniche, il pronto soccorso, il 118, i vigili del fuoco, le suore Marcelline di Roma e di Milano. Bene. Salutiamo le persone speciali, bimbi, giovani, anziani. Salutiamo i nostri anziani, salutiamo i nostri anziani. No, io ne saluto i nostri. No, stringi, perché la serata è ricca, siamo 300. È ricca, quindi salutiamo a tutte le persone in divisa, salutiamo tutte le regioni d'Italia, le isole, salutiamo la Francia, l'Inghilterra, la Germania, la Svizzera, ci stanno scrivendo. Il Papa Mattarella. Salutiamo il Papa, lo conoscete, no? Cioè, mi avete sentito parlare? Papa Francesco, che ci allora, segue nelle live, ce l'ha confidato. Mi ci ha segue. Mandato un messaggio che ci segue nelle live. Papa Francesco, la sera si mette lì a letto e ci segue. Che dobbiamo Ma fare? Ma io voglio ringraziare, ne approfitto, siamo nei saluti. Voglio salutare e ringraziare la redazione di Ragusa News, che ci grazie, guarda, grazie, acchiappa grazie. I nostri video e ne fa articoli su ragusanews.it. Ditelo a cercare. Ma si può sapere l'età del conte? Sempre 63. Sempre quelli sono. Sempre 63. Poi l'anno prossimo a luglio 64. E infatti. Ciao Giampi, buonasera. Allora, siete buonasera. Pronti stasera acquisti Primark? Vi faremo vedere quanto costerebbero aspetta, per gli altri. Aspetta, per noi voglio niente. Spedirvi dei dolci piemontesi. Come faccio? Scrivici in privato su direct di Instagram o Messenger di Facebook. Quindi mi raccomando, scrivete su Facebook o su Instagram. Buonasera Poli. I dolci di Torino sono molto buoni. Siamo a 20.000 tap tap, dobbiamo arrivare a 50.000 e vi faccio vedere le cose di Ma Primark. Ma sì, io sono come la cantante, come Madonna, ho la camera iperbarica. Io il pomeriggio mi faccio 2-3 orette nella camera iperbarica. A proposito, fatelo anche voi. Siamo arrivati oggi da Primark e c'era là quello, il vigilante, non so ciò che era, non so ciò che faceva. Ciao, i morti di fame, io vi aspettavo, lo sapevo che ma vi aspettavo ieri. Ci vi aspettavo ieri. Sì, mentre che ci aspettavi, possiamo saltare la fila? No, ci vado a mettere in fila. Cioè, ma secondo voi arrivo io sì, arriva tanto. Una bellezza come a mia e a fare la fila. Certo. Ma infatti per colpa tua abbiamo fatto la fila. Comunque, se era per me io entravo. Comunque sfatiamo sto mito. Da Primark vedete una fila enorme, ma è molto scorrevole, si fa in 10 minuti. Ed è enorme, è lunga la fila perché si mantengono le distanze di sicurezza. Appunto. Una oggi mi ha scritto su Facebook. Voi No, mi ha scritto su Facebook ignoranti. Vorrei capire, siete ignoranti perché c'è il Covid e inoltre vorrei sapere cosa comprateli. Io gli ho risposto: grazie di avermi detto ignorante, perché forse ignoravo che c'era il Covid, ma grazie a te lo so. Ecco perché oggi mi chiedevo: ma perché sta fila lunga e sta distanza ogni minuto? Manteniamo le distanze, tutti con le mascherine. Le persone erano in fila a un metro di distanza l'uno dall'altro. Quindi immaginate se questa distanza non c'era, fila era bellissima. E all'interno del negozio erano veramente fiscali sul controllo mascherine e sul controllo distanza, perciò erano veramente rompiscatole proprio. Erano e poi un'altra stessa. Cosa gli ho anche detto: tu vorresti sapere cosa compriamo, cosa compra la gente in questo negozio, ma tu quando vai nei negozi tuoi preferiti cosa Chiaccatti. Compri? Chiaccatti. Pani Guzzato, certo. Alivi, Capperi. Io ci risse al conte, ega su caso, lo più passare tempo queste persone che criticano, perché non hanno una vita inesistente e si mettono Castro. Indovinate da dove vi scrivo, S. Mao Castro da Gallarate. Avanti. Da Gallarate mi Come sono. Ci trovi su Facebook, i morti di fame. I morti di fame trattino Sicilian Edition su Facebook. Pagina ufficiale, no, fans club, gruppo chiuso. È no. La pagina ufficiale. No, siamo marito e marito, non siamo papà e figlio. Cioè, ancora? Prima al giochi. Non so ancora? Se è nuovo.
Ma sarai nuovo, sarai vecchio, ma io mica ti ho chiesto chi sei tu. Ragazzi, siamo a 35.000 tap tap. Ciao Fabiola! Tra 15.000 il conte va a prendere le buste di Primark. Ma completamente? Come no? Non può fare a vedere. No, 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 io non faccio vedere nulla. Niente, Grima al giochi, tranquillo. Non lo puoi sapere se siamo papà e figlio. No, siamo marito e marito. Scelto, siamo maritati. Scelto. Io vi adoro, se salutatemi, Conci Moda, ciao. Vabbè, nel frattempo che noi arriviamo ai 50.000 tap tap per Primark, vi parliamo di ieri. Non so se avete visto ieri dove siamo stati, per la terza volta, certo. Perché il conte, mentre che io ero a lavorare a vendere patate a Catania, il conte stava guardando la pagina Facebook di Gloria e di Prince. Perché devo di 400 fare? Gradi Sicilia perché a me piace tutti i belli fotografini, cioè lui guardava in realtà dice vabbè su ci sono pizzi, quelle che già noi abbiamo mangiato. User no. 641 non ti saluto perché stavo parlando, non c'erano le pizze ma c'erano le scacciate. E ora vedi Natale e Capodanno, cacchi sta a mangiare, scacciati, scelto. Ciao Giusi. Quindi il conte ha avuto ciao, la... Ciao Teresa Bombaci, perché stiamo parlando. Ragazzi, stiamo parlando e non posso salutare, se no mi interrompo, non si capisce niente. Aspettate, noi siamo qua, dopo vi salutiamo. Quindi lui ha visto le scacciate, siamo piombati da Gloria. Kid proprio si è negato di fare le scacciate, ma poi alla fine avete visto... No, Egizio, non me lo ricordo, può darsi che me l'hai chiesto. Poi alla fine avete visto che ci hanno portato queste schiacciate, ma ci hanno Gloria di vicina sorpresa, ci ha fatto trovare due colleghi, due TikToker, due scelto. Un collega con l'assistente. No, era un food blogger con la sua assistente, scelto. Noi non siamo food blogger, ciao, Milanaglia. Collega tra 100.000 virgolette, nel senso che anche lui faceva video, foto, scelto, quindi abbiamo condiviso la partnership, abbiamo fatto una partnership. Scelto. Lui no, era si calau tutte cose. Perché? Si è mangiato le mie cose, si è bevuto le mie cose. E come era lesto a tagliare e ammuccare, certo le cose sono buone. E io lo ammuccavo, io facevo a me a chi mi arresta. Uciauro buona. Quindi, ragazzi, vi ricordo: se siete di Catania e dintorni o verrete a Catania, passateci da Gloria. I prezzi sono fenomenali, ma la qualità di. Dei loro prodotti e delle loro bontà. Ah, oh, sì, sogno cancro 461, è che sto parlando. Stiamo parlando, scusate. Siete 340. Ciao, nonno Nanno, ti posso chiedere una cosa? Perché mi segui, commenti e poi mi levo segui? Perché? Gloria è la titolare insieme a Prince di 400 gradi gourmet che si trova a Catania in via Umberto primo 196. 196. Quindi niente, c'era sto rosario, c'era Gloria, alla fine l'ha ripagata con le sue rose stelle, niente, comunque ce l'abbiamo fatta anche ieri sera. E che fa, non mangiavo? Mi raccomando, prenotate le scacciate da Gloria e dite, cosa importante, mi mandano i morti di fame, così Gloria vi fa belli ghini di scacciati belli e in più vi fa lo sconto. Scelti, lo sapi. Alessandro, l'ho letto, cosa dobbiamo fare? Alessandro, ho capito, se tu per sponsorizzazioni scrivi in privato, scelto. Se stai parlando di una sponsorizzazione devi scrivere in privato, però non è che aiuta ti posso dare i dettagli, tu scrivi, scelto. Stiamo bene. Quanti anni abbiamo? Sempre quelli. 63 e 33. Io gli anni di quelli, giuro. Ma l'avete visti i video con Gloria 400 gradi? Che ci dite? Vi è piaciuta una scarpa? Siamo parte... a 53.000 ancora. A 50.000 ho detto dovevano arrivare. No, perché come me li hanno chiesti. Perché l'hai detto? Ora dicevo Primark, stanno un bazzino. Vabbè, facciamo no, a 100.000 Primark. Se no non faccio vedere niente. È in Santo Masello, giusto? 100.000. Ragazzi, andate a mangiare Simone, da andate, Gloria. Andate, se vuoi provare le pizze, vai e di che ti mandano i morti di fame. Sì. Si mangia benissimo, pizze spettacolari. E non ve lo stiamo dicendo perché ci siamo stati e non abbiamo pagato, ma ve lo stiamo dicendo perché voi provare per credere. Andate là e gli dite, noi dobbiamo provare, datemi una pizza gratis, io ma mangio, provo. E poi pagate. Perché sono suscettibile? Ma veramente sto parlando così poco. Allora, quelle erano crispelle di pasta di pizza, non erano proprio crispelle dolci, no, erano crispelle di pasta di pizza. Boh, Armando chiamò Sfingioni perché c'era quella signorina. Ah.
Avete 30 anni di differenza come io con mio marito. Brava Maria. Maria Porpora 59. Baciamo le mani. Ciao Angelo Lentini. E quindi la signorina appena visti di cose, c'è tu era innamorata di amore, vero? Quando si rimangiava. No, una tira l'altra, che sembrano i bonbon. A un certo punto stavano scomparendo, anche Gloria se ne è accorta. Cioè, ma sono rimasti gli spingioni piccoli, cioè quelli grandi, ci si cala wink. Ragazzi, siamo a una tira l'altra. Vedi, Primark, voglio, sono tutti qua per Primark. No, prima da venire annuarci. Senti, comunque già siamo grazie a 60.000. Grazie Maria, 27. Perché voi appena vi facciamo vedere Primark. Adios. A proposito, domani andate tutti da Gloria, bravi. Bravi, dite che vi mandano i morti di fame. E un'altra grazie, cosa importante, Lucia. Se non avete messo il segui a Muai, a lui, mi titolo. Scelto. Ciao Stefi, buonasera. Anzi, condividete questa live. È il suo lavoro ormai. Vabbè. Baciamo perciò le mani al Papa. Allora, di Gloria ne abbiamo parlato. Volete la notizia shock o Primark prima? La decidete voi. Shock. La notizia shock, la che notizia ci riguarda shock per il 10 dicembre o Primark? Decidete voi, scelto. Ho tutti quanti Primark. 63 anni, avevi scelto. Cosa c'è? Tutti li faremo 63 anni se ci gambiamo. Primark, shock, Primark. Allora, siccome siete ancora indecisi, aspettiamo qualche minuto. No, entrambe, certo. Entrambe, cioè, arriveranno quello entrambe. Sicuramente. Anzi, aspetta, c'è Lucia Mendoza. No, Aurora. No, perché era Lucia Mendoza. Io ho visto che cosa avete preso da Primark. Come vi resti in un'aria? Perché era là. Ah, eri là tu anche? Era sì, col pensiero era là. Shock, allora vi dico solo, vi anticipo solo che la notizia shock riguardante noi due per il 10 dicembre, grazie Mara, riguarderà tutte le persone di Catania e dintorni. Scelto. Ecco, brava, non sono giovane ma sono giovanile. Ma vuoi? Io ne ho 33 tra qualche giorno, a 24 esattamente dicembre. Fra 22 giorni. Grazie per chi sta condividendo la live, condividete la live perché tra poco faremo vedere Primark e quanto costano i cosi e come ci siamo trovati negli spogliatoi, che ci sono gli spogliatoi salotti. No vabbè, io non ne avevo visti mai di spogliatoi. Grazie. Di camerini così meravigliosi, proprio salottini, però i commessi erano un po' vabbè, scelto. Egizio, non ti preoccupare se ne hai 47. Cosa mi regali domani? Cosa mi regala a me? Chissà, c'è una guantera di pasticcini, una guantera di biscotti. Ragazzi, siamo a 70.000 tap tap, arriviamo a 100.000, da 10 minuti io picchi i busti. Sì, Nunzio è Capricorno. E dilla sta notizia, e ora da Rico, Alessandro Cittica, tu sei di Catania, guai se tu non parteciperai a questa notizia, guai a te, scelto. Brava, tu ti togli 12 anni con tuo marito. L'importante è l'età che si sente dentro. Io me ne sento dentro tipo 80. L'età, ragazzi, non è anagrafica, è mentale. Infatti io mi sento un ventenne, lui si sente un settantenne. No, oggi un novantenne, direttamente, che oggi mi sento crollare da un momento all'altro, perché io potessi svenire da un momento all'altro. Vabbè, perché sono le impalcature che non te le hanno fatte bene, perché tu stai in piedi con le impalcature, come quando ristrutturano le facciate. Buonasera Rizzotto, non ti perdere la notizia shock perché può riguardare anche te, io te lo dico, scelto. Un tour. La notizia shock è che il Conte offre per tutti. Allora, quasi. Allora, se io offro per tutti vuol dire che mi viene shock proprio anafilattico, proprio che non ho capito più nulla, peggio di Felipe in una vita che è proprio si è scordato 10 anni della però, sua vita. Però quando abbiamo novità e cose varie siete carcicendo, non vi schiodate, no? E poi siamo 80, 100, quando 100 avanti, cioè io proprio, le novità siamo non noi, non abbiamo più la novità, siamo noi ogni giorno, 100. Sebastiano Siciliano, non lo so quando verrà il momento, lo diventerò sicuramente. Allora tutti a casa vostra a fare che? Ma scelto poi. No, 10 dicembre no, a casa nostra. Magari l'11 dicembre, il giorno dopo. Ci offriamo caffè, no, certo. Ma tu sei impazzito. Ci vediamo tutti da Primax l'11 no, dicembre. Anche no, da Primax. Già che c'è furia senza motivo. No, da Primax no.
Il dito, ragazzi, fate così che siamo a 80.000, ne mancano Sì, meno. Milanaria, però per stasera abbiamo altre notizie Sì, shock. voglio Poi vi sapere. racconterò le storie Allora, di vi faccio questa domanda, Natale, rispondetemi tutti e cosa ne pensate, e poi io mi alzo e vado a prendere le buste di Primark. Avete visto i video certo. Dove lo di porterò per il compleanno? Io 24 dicembre a casa e poi mi ieri? Avete malissa. visto i Poi andiamo in video? I chiesa. video di 400 gradi Sicilia Gourmet ieri e cosa ne pensate di quello che avete visto? Rispondete a questa domanda e io vado a prendere le buste. Ma dillo dove si trova. Da A Catania, in via Umberto I 196, sembra a Catania, tutto a Catania. Glory e Prince trovate Prince. le pizze speciali, L'avete il visto? Perfetto, vi sono pistacchio, piaciute le cose che avete visto? Cosa ne le pensate? Di schiacciate a sapore vi Natale, piacerebbe? le Di sapore vi schiacciate. piacerebbero? Parati, esprimetevi. Quella porchetta di Ariccia, ragazzi, sono prodotti Il DOC. pizzolo con la porchetta di Da Riccia Ariccia l'avete e dentro visto? c'era le La patate e la provola. provola affumicata. C'è qualcosa di spettacolare, ragazzi. Andateci, chi ci andrà, dovete dire, ci mandano di rupazzi dei morti di fame, certo. Oppure ditegli, noi vi abbiamo conosciuto con quei meravigliosi video dei morti di fame, certo. Oppure Ebbene, dite, la ci sogno amico schiacciata di al Nunzio, pistacchio è certo. spettacolare, ragazzi. Nunzio, io sono la tua porchetta di Spettacolare. Ariccia, mi scriveva Rizzotto. Dice, lei è la mia porchetta di Ariccia. Ma La perché mia, sei di certo. Ariccia? Perciò Carusci è Rita No, io è Pavone? una porchetta, non Ah, perché certo. Rita Pavone è nata da Ariccia. Prezzavendo la notizia che starò per dare, la notizia shock dopo Primark, ho deciso di dare prima Primark, li può riguardare anche te, Prezzavendo, mi Certo, raccomando. Prezzavento, ti riguarda, è Dille guai. alla titolare di aprire anche ad Agrigento Ristorante. Allora vi dico in anteprima che la titolare Prince forse apriranno tra qualche mese un locale molto più grande. Posso dire una cosa, però la dico con le pinze Con perché, le pinze, certo. ragazzi, quando c'è la live, siccome noi parliamo e succedono delle distrazioni, io vedo da un'ora tutti che scrivete ciao Gaspare, ciao Gaspare, ciao Gaspare, ciao Gaspare, che sono felicissimo perché prima ho letto un elenco di nomi che Gaspare ha nominato, che io sono felice, ma è cosa che non fa nessuno. Allora, pregherei Teresa di scrivere ciao Gaspare da tutti noi della live. Non voglio Che vedere c'è? Vabbè, lo altre stanno distrazioni. Sì, salutando, lo vabbè, vanno ma non c'è l'elenco, a io mi alzo e me ne salutare. Ma vado. che c'è? Loro ci Allora, ascoltano e la prima salutano. mezz'ora dei saluti, allora io Ma già faccio i Gaspare saluti se n'è andato, veloci. forse. Lui ha salutato, ecco, mo papà. Se io la prima mezz'ora devo leggere 2000 saluti, esisto, se siete così amici, non dovete aspettare la nostra live, scrivetemi in privato. Quindi, gentilmente, Teresa, no, no, sono arrabbiato, Si è infervolato, dice punto. la Presidente, ma qui è E Gaspare? non lo so. Allora, un Nostro follower. Quindi, follower. Teresa, se mi stai ascoltando, ti chiedo la cortesia tu di scrivere tu sola. Chi si vuole scrivere e interagire non aspettano le live dei morti di fame, ma si può scrivere in privato. Grazie. Ora Teresa dice, sarà fatto, Conte. No, non Scelto. sono arrabbiato, però non è possibile che ho letto, c'è un elenco, c'è quanti siamo? 323, ho letto 300 ciao a tutti quanti. Ma che c'è? Te lo No, saluta a chi allora la nostra conosce? live non è WhatsApp, non ti ci mettere pure tu, se no mi alzo e me ne Oh, vado di là. Zab. Allora, stasera che Semplicemente abbiamo sei diventata mangiato. WhatsApp la Ah, nostra brodi, live. mozzarella, turno, cose leggere. Perché oggi abbiamo mangiato assai. E ti Riguarda faccio sempre la notizia morire, ma shock, ragazzi, certo. oh, è sbagliato? Cioè, non lo so, cioè io ho un'ora che Ma che leggo. c'entra WhatsApp? Questo E non è no, WhatsApp. infatti non è WhatsApp, mi è Siamo stato sotto. Ma già Gaspare scambiato. stai parlando a vuoto perché Ma non Gaspare mi non ma c'è. sto parlando con chi risponde pure, perché è diventata la live dei messaggini. Ciao, come stai, tesoro mio? Ciao, come Allora, stai? tutti i passi, cioè, Basta, mi sono i seccato. Chi rapè. si offende è pregato di uscire. Buonanotte, Santi. Non voglio né commenti e né nulla. State scrivendo da Grazie. mezz'ora i pigliati sti busti, le abbiamo sti busti. No, io temporeggio perché qua ci venditi dopo i busti. No, a
Ancora non siamo a 100.000, siamo a 98.900. Appena arriviamo avanti, a 100.000, dobbiamo arrivare a 100.000. Ma il conto ha mangiato yogurt. No, non sono acido, mi dispiace. Lo yogurt già è acido senza essere scaduto. Quindi ho bisogno di sorridere. Allora stasera sorriderai. No, non sono arrabbiato, però sono abbuttato di questa cosa. Allora lui non sopporta questa persona, questo utente, perché? Perché questo utente dice di amare, allora, ve lo spiego io in maniera più calma, no, e con cognizione di causa, sì, perché certo. Lui non spiega le cose e quindi voi dice ma è pazzo, e conte cucullavi. Allora, io non ce l'ho con nessuno. C'è questo utente che dice, ci segue forse dall'inizio, si chiama Gaspare, e lui dice di amarci sotto i video. Allora, ciao, intanto Petruccia. La mattina nel buongiorno, io faccio del buongiorno diversi con argomenti diversi, lui mi scrive solo buongiorno, buon risveglio, buon caffè e casugno. Qualsiasi cosa posso dire, o dico che bello è il sole, o dico che bello è il mare, o dico stamattina non mi andava ad alzarmi, lui su Luchiddu, niente. E tutta la giornata poi sparisce. Quando noi iniziamo la live, lui entra, qua, vedi, Gaspar ha salutato a Katia, ora è arrivata Katia. Infatti, perché vedi, è così che funziona. Quando, ragazzi, aspetta, fammi completare, quando apriamo la live, lui entra, saluta a tutti e poi se ne va. Quindi cioè, se questo è il modo di seguirci, non lo so. Non lo so, certo. Perché poi di conseguenza queste 100 persone che vengono salutate a sua volta rispondono per educazione. Certo. Scambiatevi i numeri di telefono, scrivetevi su Messenger, scrivetevi dove volete. Allora, però non è carina questa cosa. Allora, ora vi faccio la domanda finale. Volete Primark o la notizia shock? Perché siamo a 108.000, quindi potrei aprire anche Primark. Primark o la notizia shock del 10 dicembre? Diteci. Oh, c'è su 400, qua non ciao, si Anna. Sta nuiendo. Vediamo, amore, Anna, Primark, cosa vogliono tutti Primark. Primark. Amore mio, anche io non scrivo sempre sotto i non video. C'entra, Anna. Non c'entra. Non c'entra nulla, Anna, assolutissimamente. Allora, la maggioranza vuole Primark. Vuole Primark, quindi aspettate per la notizia shock, che è una notizia che ci riguarda e vi riguarda. Vi riguarda personalmente, quindi non ve ne andate chi chiama noi. Siete 400, ma io sono innamorato ormai di voi. Innamorato, non posso e più. E vai a prendere. Ah, ma vi chiedo. Allora facciamo così, io vado di là, fumo una sigaretta e torno con le buste. Avanti, ti aspetto qua. Avanti, così io parlo un poco. Avanti, ora salutate tutti a me, per favore, scrivete ciao Conte, perché io vi saluto sempre a tutti e voi non mi salutate mai. Avanti, sembra qua la live del piccione viaggiatore. Piace il biglietto che va e il biglietto che torna. Ciao ragazzi, grazie che mi state salutando. Grazie, io faccio un saluto generale, grazie a tutti. Ho letto che il 10 dicembre tutti a cena da noi. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva far la pipì perché non c'era il vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma non metti in dubbio, Gaspare, che non ci hai salutati, perché tu entri come se tu entrassi a casa mia, no? Quindi, come salutano tutti, è normale che devi salutare a me, Annunzio, no? Questa è una cosa che mi sembra scontata. Grazie. Però poi io leggo ogni minuto, ciao amica mia, ciao Katia, ciao Teresa, ciao Nadia, ciao Anna, di conseguenza Anna, ciao Gaspar. Cioè non lo so, io mi sto fermo, seduto, ma che mi dici che hai salutato a noi due, non lo metto in dubbio, perché è una cosa che si deve fare. Quindi, esiste Messenger, esiste WhatsApp, esiste il piccione viaggiatore, esistono i telegrammi, poi... Ciao Annalisa, Annalisa che ti risponde, ciao Teresa e Teresa ti risponde. Cioè, non è che... No, cioè, non lo so, li distrai, no? E io non sto da quest'altro lato così ad ascoltare tutta questa cosa. È solo quello, no? Che voglio dire. Va bene. Allora, grazie, grazie Doriana, grazie Teresa Bombaci.
Ciao Rosa, grazie, 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 grazie a tutti voi. Cosa ho pagato oggi? No, allora non l'hai visto il video, non l'hai visto l'ultimo video. Ciao dalla Germania, ciao dalla Germania, siamo quasi 400. Conte, in trend l'hai vinto tu su TikTok Italia? E non lo so, devo andare a guardare. Voi continuate a... Ma tu parli del trend, i due video che ho fatto. Ciao da Jesolo, quindi sei della stessa città di Anna. Complimenti, che avete comprato? Mi sono collegata adesso. Ancora dobbiamo far vedere qualcosa. Gli ho detto per non pagare, io mi porto questa roba, però. Innanzitutto me la devo provare perché io qui non mi provo nulla e quindi me la porto. Poi la devo usare per vedere se mi fanno i complimenti, che ti sta bene questo colore di maglioncino, ma come ti sta bene questa camicia, tutte queste cose qua. Dopodiché gli ho detto li devo lavare e vediamo se restringono, se scoloriscono. Poi dipende quello che mi tengo, quello che non è scolorito, quello che non si è ristretto, io ve lo torno. Poi, siccome le cose che mi sono tenuto, che penso non saranno nulla, oppure una, due cose, di conseguenza, già che l'indossa il conte e l'indossa il morto di fame, insomma, io se volete gli lascio anche il cartellino che pende. Così io tutti vedono dove ho comprato quel maglioncino e tutti lo vorranno. Quindi voi mi date il maglioncino a me, ma voi ne vendete tutte le misure, tutti i colori, in quantità industriali, no? Col video della luce hai fatto più figura di tanti ragazzi che ho visto. Grazie, 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 grazie. Beh, ancora a 63 anni, allora mi difendo, dobbiamo dire, no? Ancora mi difendo, non tantissimo, però ce la faccio. Buonasera Anna, Anna di Santi 1, certo Conte, fai la pubblicità a prima che non ti fanno bavari. E che già fa? Ciao Sole Luna, ciao! E quindi, ma poi voi volete i miei consigli? Ho uno spirito, sì, c'ho uno spirito... è vero, così, infatti è stato un bel video da Macio. Grazie, chi me l'ha scritto? Torno indietro, Tiziana, grazie, sembro un ragazzino. Ma insomma, no, un ragazzino no, perché insomma, a 63 anni con la faccia da diciottenne, insomma, sarei un attimino una nota stonata, però diciamo che ancora un pochino mi difendo. Non tanto, ma poco poco. Voglio vedere gli acquisti. Sì, appena arriva Annunzio li va a prendermi. Li va a prendere. Ciao Conte, grazie di essermi vicino sempre. Anna, non mi fare commuovere, non mi fare commuovere. Ma te li mangi, Conte? Che cosa? Cosa mi mangio? Doriana Paola, cosa mi mangio? E mi difendo bene. Non ci credete? Conte, che segno sei? Io sono Cancro, io sono nato nel mese di luglio, quindi d'estate, col caldo, infatti a me piace il mare, piace l'estate, insomma, diciamo che sono un cancerino a tutti gli effetti, a 360 gradi. Ma chi si vedo? Grazie Rosanna, ma che state vedendo? Tu il 15 luglio, io il 17. Ciao Conte, vi voglio bene, mi fate morire. Ciao Armando Bello, ciao a te. Conte, mi stai insieme? Conte, ci fai vedere le buste? Le sta prendendo Nunzio. Armando, tu hai lo spirito di Peter Pan, ma sicuramente. Vi voglio bene, mi fate sorridere. Grazie, grazie, grazie. Sì, sono nato il 17 di luglio. Alle ore 22:35. Hai solo un figlio? Sì, ho un figlio più la moglie di mio figlio che è come una figlia, no? Quindi c'ho un figlio e una figlia acquisita, quindi mi sono fatto la coppia e sono a postissimo ora. Che
Grazie Antonio, secondo me non è vero che non paghi. E questo lo dici tu. Se tu non ci credi, Sara, io che ti devo dire? Io faccio sempre contento a tutti, no? Io ti adoro che sei nata il 17 luglio. Grazie Angela, conta i saluti Simona, ok, se no mi ammazza. Ciao, ok, ovvero Simona. Ciao, ciao. Angie, anche tu sei nata il 17 luglio, hai visto? Ma io sono nato Allora, quasi allo io sono scadere. tornato. Qua c'è Primark, però siccome sono birbandello, prima di farvi vedere il contenuto delle buste che voi state aspettando con ansia, vi do la notizia shock. Scelto. Vi do la notizia shock. Preparatevi perché chi ci ama veramente fremerà. Per arrivare, Ci siamo scelto. conosciuti nell'ambito lavorativo. Allora, oggi siamo stati contattati da una vostra conoscenza. Dice, in che senso? Noi siamo andati ultimamente in un posto dove abbiamo fatto vedere le prelibatezze che fa, abbiamo fatto vedere che Conte non bava Ma niente. Si assolutamente. chiama Frank Bar. Ve lo ricordate, no? E Frank si trova a Bar piano in tavola. via Mongibello 112. Ricordatevi sta cosa, via Mongibello 112, piano tavola Belpasso. Via Mongibello Grazie 112. Silvana da Crema. Perché vi sto dicendo via Mongibello 112? Perché il 10 dicembre ci hanno chiesto di fare un incontro con tutti voi. Scelto. A gentile richiesta, sono anche le follower hanno fatto questa richiesta, quindi il Frank Bar Sta sta organizzando. organizzando questo incontro il 10 di dicembre, che se non mi sbaglio è Venerdì 10 venerdì dicembre 10 alle ore dicembre alle 16:30. 16:30, ricchi Tutti lì. premi e cotillon, e ci saremo noi, quindi Quindi foto. Agata Catania Prezzavento ti e zone aspetto. vicine, A, mi raccomando, Catania. già sei Emanuele. Catania, Belpasso, Piano Tavola, Adrano, E mi Valcorrente. raccomando perché in questo caso ci dovete dimostrare il vostro affetto nei nostri riguardi, perché appena mi scrivi di io ti amo, io sono innamorata perché non vi crederò più appena non siete già. Io ve lo Sì, dico. venerdì alle 16:30. 16:30 e in più il Frank Bar per Non lo ringraziarvi di essere sappiamo. venuto, no, me l'hanno detto, vi farà degustare qualcosa del Frank Bar. Gratis, ovviamente, chi ci sui morti di fame, scelto, non bavati manguaccio. Quindi tutto Quindi gratis, Catania, venite, Belpasso, Pedana, mirate il bello Nicolosi. bacio a mia camascherina, Cadicio ci scelto. sarà, grazie. Vabbè, Grazie Cati, io non Agata avevo dubbi. Prezzavento, dove sei che non mi hai scritto che ci sarai pure Ma è a tu? piano A tavola, sì. piano Via tavola. Mongibello È la 112. strada che poi ti porta alla strada principale, diciamo, dove a destra vai verso l'Etna E vi Polis, a dico che è il primo sinistra. incontro con voi, quindi vi vogliamo Tu numerosi, sei in Germania? affamati, vi vogliamo soprattutto affamati perché ho bar, a me non ci consumate qualcosa, certo. E innamorati soprattutto, innamorati di noi, no do bar, di noi, scelto, perché appena noi arriviamo e vi sbaciucchiamo tutte, vi abbracciamo tutte, scelto, facciamo le Cominciamo questo percorso, fotografie. I soldi della diciamo. benzina poi te li io giusto, non ti preoccupare, tu vieni. Iniziamo, Agata Prezzavento, Gioia, no, non ti ho letto perché stavo parlando, però sono siciliana di Adrano. Allora, ci dicono a Milano quando? Non lo A sappiamo. Milano vediamo, scelto. Vediamo. Intanto a cominciamo a Intanto Catania perché è sarà un flop nella cominciata. nostra città. Meglio che non chiamano il Flop Gabbana. non ci sarà assolutissimamente. Tutti mi stanno scrivendo, io sono di Palermo, io sono della Germania, io sono di Milano, io sono lontano.
Ma chi è vicino mi vuole scrivere, io ci sarò, io ci sarò, io ci sarò, io ci sarò, io verrò. Noi ve lo Così ricorderemo. Poi Katia, Katiuscia l'ha scritto, io ci sarò. io non ho Mi soldi, ritengo, peccato. Ma non devi organizzate. pagare. Motta Sant'Anastasia è vicinissimo. Ragazzi, non dovete pagare. Dovete venire se avete il piacere di conoscere noi due. Non dovete pagare, non c'è nulla da La Paternò pagare. si può venire, ci sarà. Quindi vi ricordo, noi lo ricorderemo. Organizzate i pullman, i Però viaggi. 10 dicembre alle 16:30 al Frank Bar. Sì, noi lo ricorderemo da qui al 10 dicembre, lo ricorderemo, faremo qualche video, lo ricorderemo nelle prossime live. Grazie, Voi Emanuela. organizzate, io vengo, scelto, brava, aspetta, brava Santa Lombardo, ci da veni, scelto. Venite così ci abbracciate e vedete la mia bellezza di presenza, scelto, questo è un bello Bello, vi voglio io l'uomo. vedere, devi venire. Dovete venire, fallo di domenica la prossima volta. Il bar ci aveva questa disponibilità, non decidiamo noi, Non la decidiamo location noi, decide. ha deciso la location perché sono loro che hanno No, no, io organizzato. non farò video quel giorno, No, no, ragazzi. no, 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 no. Io non farò video perché mi devo dedicare a voi, perciò io non posso, forse ne farò uno per far vedere tutta la gente che c'è e basta. Sarete Sarete voi a voi a fare fare i i video video a a noi, noi. gente. Poi voglio tutto TikTok pieno con i vostri video. Sarete voi a fare i video a noi, sarete voi a farvi le foto con noi, sarete voi a parlare con noi. Saremo lì, parleremo, rideremo, scherzeremo, vi prenderò in No, giro, non è insomma, non vi lontano, voglio cioè dalla stazione anticipare. centrale. No, ragazzi, è vicino a È Etnapolis. vicino a Etnapolis, Il tutto centro commerciale sommato. Etnapolis è molto vicino il bar, perché Etnapolis è a bel passo, dovete salire per piano tavola e No, c'è il no, bar no, all'ingresso. scusate, ma siamo noi morti di fame, quindi non, no. Cosa? No. No, dice, ci saranno anche tua sorella, tua Che mamma. c'entra? Cioè, se vogliono, se Se vogliono venire, vengono come certo. venite voi, nel senso, per festeggiare insieme questo primo percorso, che sicuramente ce ne sarà un secondo, un terzo, un quarto, però sono insieme ai follower, no? Saremo noi che poi verremo e saremo lì con voi. Ma questo è un regalo che facciamo a tutti voi, ragazzi. Non, È non, vicino alla non ci stazione della sono. Non Circummettinea? vi chiediamo Esatto. soldi, non Allora, vi appena chiediamo esci nulla. dalla stazione della Circummettinea, devi andare a destra. Alla prima rotonda, giri di nuovo a destra, a 200 metri c'è il Frank Bar. Noi ragazzi rimarremo lì, allora un'oretta e mezza massimo. Quindi entro le 19 si completa tutto. Qui prima delle 19, 18:30 si completa tutto. Quindi non tardate, parte alle Non si parla 16:30. di nulla, non è uno speaker's corner o una conferenza. Venite lì, vi conoscete fra di voi, conoscete a noi, fate i Ci facciamo le video, ci foto, facciamo le ovviamente ci sarà qualche battuta foto. nostra, qualche sketch forse fatto Ovvio. in diretta e potrete Sì, capire. brava, dove c'è la posta di piano tavola, un po' più avanti di fronte, 10 metri dopo la posta, superando la farmacia, l'area di servizio di E fronte, c'è il potrete Frank capire, Bar. forse faremo qualche sketch in Ma diretta, non quindi. parliamo di nulla, non è una, Quindi un potrete dibattito. capire anche come nascono i nostri video e partecipare a un dietro le quinte dei nostri video. Scelto, Quindi quindi. voi farete dei video, li pubblicate nei vostri profili. Quindi noi vi aspettiamo, ve lo ricorderemo fino al 9. Uresci non vuricucchiù No, perché già lo perché sapete a poi è come memoria. le elezioni, no? Il giorno Che stesso, giorno stesso non niente. si parla, no, delle Va elezioni. bene, volete primer? Però mi aveva scritto qualcosa Agata Prezzavento, mi ha Mi detto scrive non sì, apprezzamento. non mi leggete, non mi leggete, basta, l'hanno vista che sono quelle buste, dai. E Devo fare vedere le cose. mettilo a terra. A terra, scelto, a terra, metto, scelto. E allora, vi faccio vedere cosa abbiamo acquistato da Primark. Vieni Siete da Palermo, pronti? sarà venerdì 10 dicembre alle 16:30. Siete pronti, Primark? Siete pronti? Allora, io quando si è Ma accattato? tutto? Tutto devono La vedere, carta certo. del Tutto. regalo? Allora, intanto abbiamo comprato questa. La carta del Sono, regalo? aspetta, 8 metri. 8 metri di Cioè, carta. praticamente ammoglia a casa, no? Cioè, li potevamo chiedere 8 metri di carta. Guardate che bella, ragazzi. Natalizia, ovviamente, perché dobbiamo impacchettare tutti i regali per mia sorella, per mia mamma. Che è? Per mia sorella, No, me la che conservo così. c'è? Vedi? Non vedevo.
E questo rullo di 8 metri è costato solo 1,30 euro. Sì, ma 1,30 euro. Voi che andate ad acquistare, Allora, facci innanzitutto, niente. costa 1,30 euro, ma non è stato acquistato. Perché io gli ho detto, prima devo vedere se sono 8 metri. Vediamo se posso avvolgere 8 metri di regalo. Poi, dopo che hanno aperto i regali, vi ritorno la carta. Me la prestate? Me la prestate? Allora, prima di farvi vedere il prossimo articolo, vediamo se siete stati attenti. Oggi il conte ha fatto un video con un articolo di Primark. Cosa ha fatto vedere in questo video? Così ve lo faccio vedere di nuovo qua dal vivo. Cosa ha fatto vedere il conte nel video? Comunque, gli dobbiamo avvolgere i regali a mia sorella. Le ciabatte quale? Cosa ho detto io? Le ciabatte con... Cappello. È muto, che me lo devono dire loro. Alla fine le ha prese. Queste al solo costo di 5 Allora, euro. 5 li vendono 5 euro. euro. 5 Io prima devo vedere euro. se sono Guardate comodose, che se non mi suda il piede e belle, poi mi puzza. Devo vedere 5 tante euro. Queste sono cose. del Conte, 5 euro. Avanti. Ma io... Ma dove sono le mie? Acqua. Ma io te. Ma io mi sono preso invece un altro tipo di ciabatta. Ma visti quanto costa? Ancora meno. Aspetta, c'è il Pistaccio, prezzo. No,2,50 euro. anche queste, 5. Avanti. Queste sono le mie, sempre Le mie 5 sono più belle perché io le uso come guanto, le uso come copriorecchie. Se io me lo metto qua, che calore, che 5. calore, che E guardate una cosa calore. fondamentale. Guardate che misura sono queste. Il piede del conte è una M, Ma io sono proporzionato il in piede di tutto. mio A fare il una balambico. Che L. calor, che calor! Poi quando io ci devo dare una pantofolata, Ma c'ho la sono mano pulite. morbida, Sono pulite. la Comunque, 5 euro e 5, pantofolata. 5 euro, limite mi ci abbatti, scelto te. Le mie sono più d'anziano e sono di uno chic. Ma che stai dicendo, Chatu? Le mie sono più belle, vero Milanati? Hai ragione. Allora ragazzi, io non so se Avanti. Alvarina, appena farò vedere questo articolo, lei impazzirà, appena vedrà. No, appena, perché io non le apro, appena vedrà le misure, chi le impazzisce. Cioè, allora, il conte ha comprato. Diciamo Devo provare che ora proverà ancora. queste cose. 5 paia di slip, guardate il colore che ha scelto il conte perché lui è sobrio. 5 paia di slip. 9 euro, c'è meno di 2 euro al paio. No, Gli vabbè, piacciono tutte le no, mie al paio, meno di 2 pantofole. euro a slip. Ah, gli piacciono le mie a tutti quanti di più. Ah, i miei sono belli, certo. Comunque, questi sono del Conte. Senti, Marcella dalla Io Bella. mi piglio i visti che sono più sul nero, bianco. Io sono più dark, più scelto. 10 euro in me, 1 euro in più. Sempre 5 paia, Ma quindi 9 sempre euro e da 10. vedere se vanno Certo, bene. poi Noi stiamo dicendo il prezzo. ora noi li proveremo e ci faremo i video e vi faremo scegliere a voi quale ci sta meglio, ma giusto? Fare i video che mutande. No, allora, ragazzi, compratevi le mutande, non le pagate, perché loro ti dicono, mi deve dare la misura giusta, perché se le prova non me le può tornare, perché sono cose Aspetta, intime. dove posso spedirvi dei bracciali? Nella la pastella, mi devi scrivere in privato. Su Instagram o su Facebook e ti do tutte le indicazioni. Su Direct o su Messenger. Quindi voi ve li portate a casa, ve li provate. E poi ci dite, io non ve li posso tornare più perché le ho utilizzate. Poi questa quanto è cosa. Ah, qua ci sono le. Poi guardate il conte. Cosa ha comprato per il sallunzio? Le due. Nunzio, mi dispiace, le due sono ospedaliere. Ma come ospedaliere che sono Sì, belle? Non gliel'avevo è vero, detto sono belle anche. dal vivo. Conte, le tue sono bellissime, Anche tu, allora chi grazie. ci vuole fare un regalo, ci vuole mandare un pacco, vuole fare donare la signora per i pacchi, dovete scrivere in privato e vi do le indicazioni. Su Facebook. E su Instagram Che cos'è? La candela La mangia posso fumo. aprire? Ah sì, guardate, una candela bianca. In questo bicchiere è Ma il spettacolare. bicchiere... Aspettate ragazzi che non riesco In a... questo Ecco, in questo bicchiere di vetro e argento... bellissimo. Sapete quanto è costata?
No, quanto costa? Io non l'ho pagata perché 2,50 euro e pizza loro volevano i c'è soldi. Dissi, scusatemi, io l'accendo e si consuma la cera, non mi resta più la cera. Ce lo ci avevamo pensato, allora saputtassi. comunque Avanti. 2,50 euro, capisci, tipo chissà c'è chili e mezzo, però 2,50 euro, certo, perché ognuno. Un'altra candela ambrata, questa è per la camera da letto nostra che c'è tanto ambrato. Certo. Giusto Questa è col così. tappo, ma fa già olio d'arancia. Questa è all'arancia, meraviglioso, ragazzi, non potete capire l'odore che fa. Questa è costata 3 Mia, come questa è costata? euro. Co Nel la senso, vendono! costerebbe 3 euro La al vendono! negozio, Sì, 3 accendila! E dopo che l'accendo, che euro. faccio? No, la posso aggiungere, chi No, perché c'è? si consuma! Sei una Ma questo di sprecona! chi è? Mio? Io non me lo Avanti. ricordo. No. Chissà, è il tuo. Sì, vabbè, Allora, ma comunque. uno solo, No, facciamo perché? vedere che c'entra. Amore, dobbiamo fare gli acquisti. È inutile che ti sia Tutto. tutto, certo. Per filo e per segno. Loro sono qua per questo. Volete vedere gli acquisti? Certo. Allora, questo è un maglioncino molto basic, colore vinaccio. Non so se lo vedete. Si vede il colore? Misura del conte, no, non la facciamo vedere la misura. Che conte sono si incacchia. Questo quanto è costato? Ma non c'è. 8 euro. Ah! Solo. Aspetta, ve la faccio vedere. 8 euro, Carusi, 8 euro. Questo è del conte, meraviglioso, 8 Sì, euro. chi si è le bella? 8 euro e poi il conte l'ha preso anche. Che colore l'hai preso? Mo? Solo quello l'hai preso? Bluette. Ah, bluette. E poi l'ha preso. Aspetta, vediamo. E vabbè, quelli È anche questo che è giusto. uguale, sempre basic, di questo colore che è un color Avion. Avion, scelto. Avion. Ah, comunque è un azzurrino sbiadito in pratica. Ah, tanto per Avion. farvi capire, è un azzurrino sbiadito, scelto. Ah, certo, mucciquiste o fare giricca. Amore. Vabbè, comunque questa è il mio invece. Il mio sembra azzurrino sbiadito perché ci siamo preso uguali, picchicetto 8 euro. Ce ne abbiamo approfittato Ma anche perché se l'hai non l'abbiamo pagato? pagato, certo. A mo, se poi quelli li vogliono tornati, ce l'ha pavati. Io non ci Quindi pago facciamo finta che niente. l'abbiamo E io me pagato. li metto due volte e poi li infiltrisco. Certo. Avanti. Io l'ho preso però anziché di vinaccio, che avete visto il vinaccio, io l'ho preso verde perché ci sono tanti colori, devo dire. Io ho chiesto verde bottiglia. Proprio un verde Beh, bosco, capro albero di Natale. bello, poi metto a Natale, guarda che meraviglia, guardate come mi do nel verde bosco, scelto, scelto. Poi risulta mi metto Carta rosso. da zucchero, Avion, lì siamo. Vabbè, cioè, non è che dovete ora fare, so tutto io sui colori, chisti sui colori, scelto. Poi ci siamo presi questi, allora il conte li chiama pantaloni da lavoro, ma si Di chiamano cargo. cargo, Di però lui li chiama pantaloni cargo. da lavoro, vabbè, io me ne metterò per vendere le patate. Ce li siamo presi io e Conte uguali, guardate che sono belli con i tasconi laterali, scelto. E questi sono costati 25, sono costati, costerebbero a voi se ci andate 25 euro, scelto, scelto. E ce li siamo presi uguali sia io che il Conte, Perché quindi mi copia, mi scelto. Due copia. misure diverse però io e il Lui due misure di più Conte. delle mie, Scelto. però pazienza. Poi questi sono i miei, perché io sono sempre dark, avete visto i miei slip, sapete magari slip che colore ce l'avrò, scelto, perché noi con voi amiamo condividere tutto, scelto, solo il nostro lavoro, no, Vicky. Ho preso questi slim fit, questi pantaloni stretch, proprio sono stretti per le mie carni, di colore nero, sono jeans, guardate che sono belli, scelto, ora poi mi metto io poi gli onnureshi, scelto, Io non ci lasciai i e soldi sapete. Sapete quanto li completamente. ho pagati questi jeans neri? Sì, certo, Luca, sì, ci li 14 mandiamo noi. euro, manca a farli, Carussi, manca a farli, 14 euro, scelto. Poi, questo, aspetta, questo di chi è? Ah, questo è, ma che è, blu o nero? Mo, ti do un'info. Blu. Ah, blu. Ragazzi, se lo vedete nero, non è nero, è un blu.
Questo è Un un cardigan. cardigan con la cerniera. Guardate con la cerniera, guardate che bello il collo, questa lavorazione del collo, tutto traforato, sempre per fare vedere le mie carni. Questo è mio, blu, e questo è costato 18 Scusa, scusa. Sto cercando precettori di reddito di cittadinanza con Green euro. Pass Dai, non per leggere, questo. sono i quattro scimuniti, non Perché non leggere. ci mandi a tuo padre, per Ah, mo, sto esempio? facendo vedere Primark, non mi interessa a No, me. ma Vi un piace? consiglio gli ho dato. 18 euro, scelto. E questo è. Mandali a tuo Vabbè, questo è padre. finito, mo puoi mettere tutto qua nel frattempo. Questa è una busta, ora faccio avvi l'altro, scelto. Allora, questo è del Conte, guardate che si è preso il Conte. Vi stanno piacendo le cose che avete visto finora o no? Ora avanti, ora mi fermo con l'altra busta, datemi dei pareri, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è Sappiate piaciuto. che questi sono i nostri regali di Natale. Cosa vi è piaciuto di queste cose? Vi sono piaciuti i prezzi? Come vi sembrano i prezzi? Belle, belle, siete unici, tutto bello, sì, tutto, il pantalone nero ci è piaciuto, sì, tutto bello, va bene, ok. Io ho denunciato. Come ho denunciato? Io ho denunciato, avevo 1500 persone. Ah, io ho rinunciato, avevo 1500. No, il panettone non ce l'hanno dato, scelto, non un resto, un annuario. Continuo con la seconda busta. Tutto bello, ottimo gusto, ma c'erano tante altre cose, ragazzi, ma non potevamo approfittarne subito, poi non ci No, poi ci torneremo, torno, scelto. che mi Allora, questa conoscono. è una giacca a vento di colore verde bottiglia. Questa indovinate di chi è? Di chi è? Vediamo se conoscete i nostri gusti. Di chi è questa giacca a vento che è costata solamente 18 euro? C'è una giacca a vento 18 euro? Non lo so. Di chi è? Mio del Conte? Tuo? No, questo è del Conte. Guardate che bello dentro. No, vabbè. Guardate, tutto foderato, tagliati, tagliati, ma che è sta cosa? Ah, Per ficcarci questo. per ficcare quello, cioè, c'è una bozzetta, vabbè, questo è un omaggio di Primark, cioè. Ah, aspettate la chicca, ora vi dovete dire se vi piacciono o non vi piacciono. Scelto, queste sono del signorino, le sto per uscire, scelto, vi dovete dire se vi piacciono o non vi piacciono. Vi dico solo il prezzo prima, aspetta. 16 euro, manca a falli, davvero. No, le ciabatte, ciabatte ce le ho fatte vedere. €16. Molto belle, beautiful, bellissimi, belle, A parte il bellissime. fatto che nel mio piede acquistano tanto, tanto valore e tanta bellezza. Sono di pelle vera, di pelle Di bella, pelle di bella. foca. Di foca, no, salviamo le No, non sono di cartone, sono di pelle di foghe. No, foca. sono carine, carosine. Salviamo le foche. Allora, e basta, c'ho l'ultimo acquisto, questo è mio, l'ultimo, perché poi non c'è più niente, e poi vieni puttana, appena sta live scala da 400 a 150, io vengo a picchiare i cassi, certo? Ciao Carme 66. Un giubbotto ginzato nero, ma capelliccia è una Ecologica. ecologica, certo, è una pecora dentro. Certo, Certo, guarda oggi noi non ci siamo andati ieri perché oggi ai morti di fame gli venivano regalate tutte che. cose. Aspetta un attimo, glielo faccio vedere chiuso. Guardate che bello, ragazzi. Questo è il mio. Lo vedete? Cagisto, io mi potessi la montagna e freddo niente. Questo è mio ed è costato solo 28 euro. No, vabbè. Il 10 dicembre ti aspetto alle 16:30 al Frank Bar di Piano Tavola.
Come metti, vediamo come. Ora che è finito, mi alzo io a fumare. Però sì, alzati a fumare. E noi abbiamo terminato lo shopping Primark. Ma non abbiamo finito lo shopping, perché poi siamo andati in altri negozi, ma non ve li faccio vedere. Non ve li faccio vedere niente, perché già vi ho fatto vedere tanto. Accontentatevi di Primark, che è la novità di Catania. Ci sono 300 euro di conto. E chi c'è 100 euro? Ragazzi, 18 euro, 20 euro, 12 euro. Che c'entra? Nunzio Carni, smetti la farina delle strappe. Infatti, tesoro, io il 10 dicembre ho mio nipote che fa 2 anni. Ragazzi, lo so, però non decidiamo noi. Noi vi abbiamo detto che ci sarà questo evento il 10 dicembre. Evento. Ci sarà questo incontro con voi il 10 dicembre alle ore 16:30 al Frank Bar, via Moncibello 112. Se vi fa piacere, se avrete possibilità, se potete, se non lavorate, se non avete impegni e vi va di passare per farci un saluto, noi già siamo, io già sogno, scelto. E niente, come piacerebbe vedere, avete bei gusti. Grazie Tomasello. Come mai non fai vedere più tua mamma? Perché mia mamma non è al mio servizio. Se mia mamma decide che non si vuole fare più vedere, non è che io la posso costringere. Scelto. Nunzio, ma le scarpe del Conte sono di ottone, sai, di ottone, so. Vi ha chiesto 20 volte la stessa cosa, lo vorrei sapere anch'io. Ma cosa? Cosa ci ha chiesto Valenda? Che io non l'ho letto. Cosa ci ha chiesto? Ditecelo di nuovo, perché stavo facendo vedere le cose. Magari potessi venire, Nunzio, io sono di Cagliari, Quando è fila fascista mi si cava qua. Ah, ok. Allora, sfatiamo questo mito. La fila di Primark fa impressione perché è veramente chilometrica, perché poi ci sono i tornanti. Cioè, in pratica c'è il percorso da fare. Ma l'abbiamo fatta, vi giuro, in 12-15 minuti. Perché appena l'abbiamo vista anche noi abbiamo detto vabbè, cafra rura immenso, entriamo. Invece siamo entrati subito, perché quando inizi la fila cominciano a scorrere le persone, perché poi le persone che man mano che escono tu entri. Quindi l'abbiamo fatta in 12, massimo 15 minuti. Va bene Sebastiano La Rocca. Ciao Nunzio, mi saluti a me e a mia moglie. Ciao Domenico D'Anzuso. So che si entra 1000 alla volta. Sì, ha capienza di 1000 persone, ma 1000 persone là dentro si perdono. Sembravamo pochi là dentro, veramente, perché è abbastanza grande. Comunque noi siamo rimasti delusi da alcune cose. Allora, dobbiamo dire che ci sono molte occasioni, diciamo, per chi sa scegliere, per chi sa abbinare, per chi ha gusto. Ci sono delle chicchette che non vanno sottovalutate, ma non c'è nulla di anormale, nel senso non hanno prodotti che trovi solo da Primark, ma molte di queste cose poi noi le abbiamo viste anche in altri negozi, quindi non hanno l'esclusività del prodotto, prima cosa, quindi non è nulla di che, è un negozio come tutti gli altri, prima cosa. Seconda cosa, forse perché hanno aperto adesso, forse perché c'è troppa confusione, forse perché ci sono ste regole anti-Covid, ma sono poco organizzati, o meglio, sono organizzati e ti stressano nel discorso della mascherina e della distanza, che mi sembra anche giusto. Però hanno paura, ad esempio, che nei camerini si rubino le cose e quindi ti dicono di lasciare la borsa dove tu hai gli articoli, mettiteli tutti in braccio. Ad esempio noi avevamo 30 articoli e quindi siamo fatti una montagna addosso e siamo dovuti andare senza sta borsa, poi uscendo la borsa ci siamo ripresa, cioè è un po' complicato. Anche il fatto di pagare uno per ogni membro familiare, quindi noi, lui, il conte aveva 2 pacconi, siamo arrivati alla cassa che lui doveva dirgli che se lo buttare, no, per pagare, perché niente. È già questa cosa, doveva andare uno solo, comunque sono un po'. Oppure tu gli chiedi dove è un prodotto, quello ti manda lì, quello ti manda lì, quello di altro ti manda, ti fanno girare un negozio perché non sanno manco loro dove sono i prodotti. Ragazzi, scusate la mia domanda, le felpe le usate poco, Anna? Poco,
E quindi non vi aspettate chissà. Allora, io vi dico per la mia esperienza, l'unica cosa è che i camerini sono fantastici. Appena siamo entrati nel camerino è una stanza, non un camerino che voi immaginate una cosa quadrata, proprio è una stanza dove c'è una panchina, una poltrona, tre specchi, luci, appendini, c'è una stanza, ma si già si potevamo stare qua, belli, 30 cose da provare, specchio ovunque, a destra, a sinistra, davanti, dietro, meraviglioso, certo, questo meraviglioso, sì, mal organizzati assolutamente. Sono mal organizzati perché ci sono troppi. Ora come ora, siccome c'è troppa confusione, quindi li assortiscono nel frattempo. Comunque ci sono troppi dipendenti, che è buono comunque che hanno trovato un lavoro e hanno. Però ci sono tante persone. Allora c'è furto e malavita. C'è uno che ce l'ha che settica da lì uno perché loro sono i manager che osservano e fanno. Quindi non fanno niente, fanno solo numero. Con gli auricolari si parlano da lontano, ma poi sono mal organizzato stesso, perché se tu gli chiedi una cosa, soprattutto a loro, non sanno neanche dove stanno di casa. Comunque, questo è il mio giudizio di Nunzio. Poi, quindi vi stavo dicendo, io vi posso dire questo: se vi trovate al centro Sicilia, perché è aperto al centro Sicilia, e se siete già lì e ci entrate come un negozio qualsiasi, diciamo come in tutti gli altri negozi, va bene, ma se ci dovete andare apposta, soprattutto da altre città più lontane che non siano Catania, che non sia Catania, non ci idi perché non fate più niente. Questo è il sunto del discorso. Il conte è andato a fumare. Ma non ci sono i carrellini. Ci sono delle borse di danno, ma quando tu compri due cappotti, li metti là dentro, cioè si riempiono subito perché sono piccolini e te li devi portare a mano per tutto il negozio. Poi davanti ai camerini le devi uscire da queste cose, te le devi mettere tutte. Immaginatevi una montagna di cose sulle spalle, entrare lì, fare la scelta questo sì, quello no, poi uscire divisi con le cose divise, questo sì, questo no, quindi diventano due mallopponi, andare da loro, te li conto. Niente, una cosa un pochino a così, scelto. Ah, Primark, ci dice Manuela Giuffrida, Primark qui da noi c'è da anni, ancora sono disorganizzati. Ah, quindi è politica dell'azienda, allora ho capito. Hola Chico, ci sono cose dei Grinch? Sì, ci sono le tazze del Grinch. Comunque, ieri ho visto qui su TikTok solo video di Primark, tutte cose da Disney. Ci sta armando, ma che ci dobbiamo fare la caccia di cose da Disney? Invece c'hanno tante cose, come avete visto, che noi abbiamo acquistato senza Disney, cioè senza pupazzetti, senza cartoni animati, senza niente. Però non vi cioè non c'è nulla, dice, sai, ci sono le cose, che ne so, cose firmate al 30% rispetto al costo originale delle cose. Ad esempio, troviamo, che ne so, Giorgio Armani con il 70% di sconto. Allora dice: mamma mia, solo da loro. Certo, che se io vado da Armani pago il 100%, da loro lo pago al 30%. No, c'è roba di battaglia, perché sono cose di battaglia, ragazzi. Potete fare una stagione con queste cose, cioè con un maglioncino da 8 euro. Cosa ci volete fare? Ci fate 2-3 mesi invernali e poi potete dittare, penso io. Ah, poi può essere mi sbaglio, io fra un anno avrò sempre due maglioncino. Certo, poi ve lo saprò dire. Rothmans Blu 100, sì, il Conte fuma John Player Special Blu Corte. John Player Special Blu Corte. Sì, è dentro il centro commerciale, il centro Sicilia. Io ho comprato a Primark in altri paesi, devo dire che le cose durano. Ok, Simona. Noi staremo a vedere, certo, quel giubbottino sembra di jeans fuori e dentro c'è una pecora nero, mi sembra abbastanza robusto, poi non lo so, io la prima volta sono entrato a Londra, i prezzi erano bassi, ora le stesse cose costano il doppio, lo so, devo dire che il figlio del conte con Mary è andato a Londra e ci hanno detto che a Londra Primark è su quattro piani. Loro sono entrati la mattina, sono usciti la sera, dice che lì c'è anche il reparto,
da cerimonia e c'erano i vestiti da uomo, proprio giacca, pantalone, proprio il completo, 70 euro, 60 euro, ed erano anche belli. O giubbottini 15 euro. Noi siamo andati stamattina intorno alle 11 e mezza. No, sì, Made in Italy, figurati. Quale Made in Italy? No, non, veramente non lo so, non l'ho visto, vediamo. Ma non penso che sia Made in Italy. Sarà proprio. Made in Myanmar. Non so, ci manco un sto posto io, certo, sarà in Thailandia, Vabbè, certo. E niente, stiamo scalando, certo, non si parla più di Primark, comunque io invece ho altre cose qua, perché lo sapevo che voi ve ne andavate. Io ho altre cose che non vi faccio vedere se non risaliamo a 400, certo. Continuate ragazzi, tap tap, dove sono? Cioè vi siete fermati completamente, vi ricordo sempre che esiste il tap tap, dovete continuare, non è perché io vi ci vi ricordo e vi filmastro. Che è sta cosa? E vi ricordo che il 10 dicembre saremo da voi, no, saremo con voi al Frank Bar alle 16:30, cioè io vengo puntualissimo, certo. Io già alle 16:29 sogno già perché ho l'ansia di incontrare voi. Poi io mi affronto perché voi non. Allora, voi conoscete Nunzio il personaggio, no? Nunzio dei morti di fame, quello dei morti di fame, quello di TikTok, quello che vedono tutti, perché oggi mi filmavano tutti, ma siete quelli di TikTok? Io sogno cazzo, sogno. Ormai questa è la mia croce, sono quello di TikTok. Ma dovete sapere che Nunzio Lopresti, fuori dai morti di fame, non ama stare al centro dell'attenzione, non è un esibizionista, non No. è un estroverso. No. Ah, ma perché io sono così? No. No. E quindi io a me già a pensare che voi sarete tutti lì, a mia marcemoni ammi già, scelto. Perché a me già mi demonica, perché poi io so che vorrete tutti quanti accarezzare le mie carni, chi mi tira a destra, chi mi tira a sinistra, scelto, io già nella mia testa c'ho tutto questo, scelto. Spegnilo, magari io stecco qua. Qui tutti i cosetti, no, calze non ne ho comprate perché le avevo comprate in un altro negozio, quindi chi mi incatta, non c'ho dei cosetti. No, no, cosetti no. No, vero, vero, ragazzi, io sono così. Io non amo, io sembro Stavaldo, bello, che amo stare al centro, ma non sogno così completamente io. Pensavo che dicevi che venivi da me, stavo già saltando alla felicità. Nadia, Nidia Vegno, da te farò un incontro esclusivo con te, no? Con le persone che ci amano. Cuttia ho fatto l'incontro esclusivo, solo cuttia. A proposito di Alvarina, che sta tornando il conte, Alvarina mi ha detto Nunzio, perché ho dovuto dare la notizia esclusiva a lei. Prima di darla a voi, perché voi dovevo aspettare le 10 per fare la live. Invece a Ida io ci appa chiamare. Questa volta, lei, siccome lei ha il mio numero memorizzato, ma io no, lei subito ha capito che ero io, no? Perché gli è spuntato mio amor. Lei mi ha memorizzato mio amor. Perciò gli è spuntato mio amor e lei il telefono squillava tu. Perché poi è sud, non ci senti buona. Comunque, dopo un po' di chiamate mi fa: Nunzios, perché tu chiamare me che tu non chiamare me mai? Sì, certo, ci sei Alvarina, mia cara, certo, siccome so che tu sei suscettibile e poi ti offenderesti perché tu poi guardi la live, certo, io guardo live perché tu hai follower affamate, affamate, io follower, cioè, perché tu non sei affamata, tu peggio di loro sei, certo. Comunque, io ti sto chiamando prima che tu ti offendi, perché stasera devo dare una notizia shock. Nunzio, dice io e tu sposi? No, che c'entra? Quali sposi? Nunzio, io venire in Sicily a fare l'amore tu con me, Nunzios? No, assolutamente, non è questa la notizia shock, certo. Che ci interessa? Cioè, se io e te sposi, io e te fare l'amore, io devo raccontare follower? No, non c'entra. Se non è che è una notizia shock questa. Buonanotte, Valenta. Se la notizia shock, sai che noi torneremo al Frank Bar. Ah, Frank Bar, panettone, panettone bello, ci spanettone, certo.
Se noi torneremo al Frank Bar e faremo un incontro con voi, Cenunzios. Io 10 dicembre venire in Sicily, io fare primo incontro sola con te alle 15, poi tu 16:30 pronto per incontrare follower. Ci si chiama a fare io dai 15 alle 16:30. Nunzios, io devo dire tutto, Nunzios. Se va bene, Alvarina, ciao, io ti saluto, gioia del mio cuore, ciao. E l'ho salutata. Scelto, perché questa è pazza, quindi non so se all'evento del 10 dicembre al Frank Bar alle 16:30 ci sarà anche Alvarina mia bella. Scelto, se c'è, ve la presento. E che fare? Mi giocate già? Scelto, ve la presento, no? Che devo fare? Nunzio, cosa c'è nella scacciata al pistacchio da Gloria? Ma chissà, ce l'ha assaporata più il Conda, ma cosa c'è nella scacciata al pistacchio? Sono funghi, Funghi porcini, pesto al pesto al pistacchio, tuma, che è un pistacchio, tuma. formaggio filante, ma mi sono collegata bene o sto sul sito segreto? Quale sito segreto? Certo che ti collegasti buono. E poi che c'è a mo' dentro? Questo. Basta. Ciao Giuliana. Vabbè ragazzi, io vi rilascio col conto e vado a fumare. Mi raccomando, ci vediamo il 10 dicembre al Frank Bar. Non vi scordate, tanto io ve lo ricorderò alle 16:30. Ma dovete andare anche da Gloria, 400 gradi Sicilia Gourmet in via Umberto a Catania. Provatele, non le specialità di Gloria e di Prince. E dite che vi mandano sti due, certo, così vi fanno i costi bellichini. A mo' mi chiamava Alvarina, mi disse che vuole fare l'amore come E noi. vai, Niente, vai, o signori ti io. accompagna. Vabbè, io vado a Buonanotte, fumare. Sì, già Simona. sta andando a cuccare. Guarda, da Sì, 400. i curiosori hanno Ci resistito. interessava solo Primark, ma tu te ne rendi conto? Che poi non è roba nostra. Di gusto, sti cose. Ce li siamo fatti prestare per fare Ce la li siamo live. fatti prestare. Non sono i nostri. Allora, certo, ora vi andate a coricare, Nunzio, grazie dell'informazione. Hai dato un'informazione a Anna Smarra? Le tue sigarette. Ah, le mie sigarette. I sigaretti su di gatta, co fuma si vocatta. Così si dice a Catania, no? I sigaretti su di gatta. Il conte fuma le mie stesse sigarette. Perché? Ma hai svelato anche che sigarette No, fumo? io devo dire Anna, cioè John Player Special Blue Cotton. Ma brava Eleonora, Pina, restate con noi. Non mi corico perché aspetto la mezzanotte. Agata Prezzavento, che succede a mezzanotte? Io non ho letto prima, ora comincio a leggere un po' tutti. Anche dal Conte mi fate salutare, che io sono di Catania e vi adoro. Ciao Giuliana. Ma buenas noches, Conte, grazie. Ma non me lo dire! Ragazzi, non me ne andate, che a mezzanotte dobbiamo fare gli auguri ad Agata Prezzavento. Agata, ma tu ci sarai il 10 dicembre alle 16:30 al Frank Bar? Spero proprio di sì. Fate vedere gli altri acquisti, siete bellissimi. No, non abbiamo acquistato nient'altro. Era una battuta di quel nunziazzo. Agata, ci sarai tu il 10 dicembre, quindi io vi riepilogo un po' tutto. 10 dicembre alle ore 16:30, incontro con i follower al Frank Bar di Piano Tavola. Ma prima di Natale farete un altro incontro? Gli incontri non li organizziamo noi, devo dire. Nella, non lo so, probabilmente sì, ma magari non nello stesso posto, non lo so. Ci hanno contattato e vogliono avere questo piacere. Vi saluto tipo 30 volte, ma non mi salutate mai. Ma perché stiamo parlando? Te Wins 90, ciao. E quindi niente, il mio Giuseppe compie 2 anni il 10. Tantissimi auguri. No, non faccio il compleanno che mi state facendo gli auguri. Li fa Agata Prezzavento. Capito? No, non io, io lo faccio a luglio, già l'ho fatto. Organizzate per tutti noi che stiamo lontano. Tranquillamente lo faremo pure. Questo è solamente
un primo incontro, poi ce ne saranno sicuramente altri. Ho ancora un debito con voi. Nella, tu non hai nessun debito. Allora, questa sera io non ho cucinato nulla. Stasera mozzarella, tonno, insalata, perché proprio voglia zero. Bentrovati Santissima, mi vuoi salutare? Barbara Pennisi 84. Ciao Rosy, Rosy, noi non lo diciamo. Wins, che lavoro facciamo? Wins, una mano nella tua. Una mano nella tua, mi ricorda la frase di una canzone, la mia mano nella tua, stringila forte, forse me ne sto inventando io queste parole, però mi piace così. Sto molto bene, Emilio CT34, buonasera, buonasera a tutti, finalmente vi posso vedere, vi posso salutare, grazie Anna Smarra. Io, panino con la porchetta e formaggio tipo panineria. Ieri ho mangiato la porchetta di Ariccia da 400 gradi gourmet da Gloria e Prince, qualcosa di spettacolare. La porchetta di Ariccia Doc, che è buonissima. Elison, ciao, oggi ho fatto la terza dose. Come stai? Come stai che hai fatto la terza dose? Buonissima, buonissima. Buonasera, un bacio grande. Ciao Valeria, è stato un piacere stare con voi. Buonanotte, belle persone. Ciao Anna 8. Io accorcio, io minestrone e Gordon Bleu. Buoni Gordon Bleu, ma molto che non ne mangio. Come prepari i mascolini in umido? Una ricetta che ho difficoltà a recepire. In umido cosa intendi? Cucinati? Se mi dai la risposta io te lo dico. Io il panino lo prendo da Cataldi a Donnina. Tu devi andare da Pio a Poggiolupo. Conte, chi cucina di solito? Io, Nella. Ho appena finito di mangiare una tavoletta intera di cioccolata al latte. E questa è la tua cena, Milanadia? Io la terza dose la farò tra 6 mesi, certo. Ma state tranquilli, pasta con la ricotta, buona la pasta con la ricotta, è buonissima. Aglio e prezzemolo, sì, cucinati. Allora, prendete le alici, li potete fare o spinate o con la spina. Li mettete in una casseruola bassa, mettete un po' d'acqua, un po' d'olio, limone, prezzemolo, aglio e sale. E li coprite col coperchio 5-7 minuti e con la palettina li prendete e li girate altri 5-7 minuti e sono pronte. No, non sono un ottimo cuoco, Enzo Masello, mi arrangio per la sopravvivenza. Siete venuti da prima? Gabriele, sì, siamo venuti alla cassa. Ho chiesto di Gabriele, mi hanno detto ancora non ci conosciamo tutti quanti. Me l'ha detto una ragazza che era alla cassa pure, gentilissima. Sì, siamo venuti proprio oggi e devo dire, Gabriele, che Ragusa News ci ha dedicato un articolo perché eravamo proprio lì, da te, da Primax. E stasera abbiamo avuto l'onore di avere questo articolo che hanno scritto Ragusa News, no? Loro ci seguono e ogni tanto ci dedicano degli articoli, come quando c'è stata l'alluvione, perché cercano di prendere in maniera spiritosa delle cose importanti di cui ne parla sempre il televisore, no? Ce l'hanno fatto sugli incendi dell'estate, ce l'hanno fatto sull'alluvione, ora ce l'hanno fatto perché siamo venuti da voi. Sì, sì, esatto, sì, sì, siamo venuti. Io stasera brodo stare con Pastina. Sassi Forever, 69, ma guarda, quando tu ti fai la pastina col brodo star, che devo dire che non è malvagia, aggiungici una carota e un po' di sedano e prima, e 5 minuti prima che spegni il gas, sbatti a parte l'uovo oppure glielo butti direttamente dentro il pentolino
e lo giri, giri pastina, uovo e questo brodino ed è buonissimo, perché l'uovo ti viene a mo' di stracciatella, no? E quindi diventa anche più sostanzioso e più saporita. Armando, una cosa, ti vorrei chiedere una cosa di cucina. Antonina, dimmi. Sì, diventa tipo stracciatella, le cotolette di pollo e le patatine fritte, buone. Fallo veramente. Tu, quando fai il brodo star, metti una foglia di sedano e una carota, anche mezza carota, dipende dal quantitativo di pasta. 5 minuti prima che la pasta è cotta, se non vuoi sbattere l'uovo in un piatto a parte, lo apri. Lo butti dentro la pastina, però immediatamente con un cucchiaio devi girarlo in maniera tale che si amalgama con la pastina, ti viene quell'uovo a stracciatella ma cucinato ed è buonissimissimissimissimo. I carciofi ripieni, o come li chiamano in molte parti della Sicilia, i carciofi abbottonati. Domani voglio fare il pesto alla siciliana di pomodori, buoni. Buonasera Manlio, ben trovato! Ale! È arrivato mio figlio in live. Buonasera, lui è notturno, no? Buonasera, buonasera, buonasera. A me piace pure l'omogenizzato, no? Quello sinceramente non lo mangio. Anthony Vince sempre, ciao, ciao. Tutti state salutando a mio figlio. Hai mai pensato di fare qualche lettura di poesia? Allora, devi sapere, Nella, che una volta esisteva il fans club che era gestito da determinate persone e c'era la rubrica delle poesie del conte, come c'era la rubrica delle ricette povere del conte. E lì io rileggevo le poesie che scrivo, però poi il fans club da 6 mesi circa è stato chiuso. Perché non è arrivato comunque secondo i nostri criteri, secondo le nostre stime, secondo quello che comunque doveva essere un fans club, non è diventato official. Pertanto abbiamo preferito chiuderlo completamente. Come non riprendo? Ma io ce le ho tutte conservate le registrazioni delle poesie che io recito. E c'erano anche le ricette povere del conte. Chissà, sto preparando qualcosa, ma per quest'anno no. L'anno prossimo grandi novità con le ricette del conte, la cucina povera del conte, la cucina dei single, ci saranno novità sulle poesie, ci saranno tante novità. Stravolgiamo il 2022, però dovete avere la pazienza di aspettare fino al Fate un video dei 2022. vostri acquisti, lo farò. Domani vi farò il video degli acquisti per chi si è perso la live, certo, quindi domani lo farò. Non lo so. Chi se Come? l'è persa deve essere puntuale. Restate puniti adesso. Puniti, No, puniti, io faccio puniti. vedere i nostri follower. Comunque, se siete interessati, noi potremmo aprire una rubrica qua su TikTok, la ricetta povera del conte. Certo. Buonasera Maglio! È Ma notturno. perché vieni sempre quando andiamo a chiudere la live? Perché? È notturno. Perché? Perché? Perché le persone importanti si fanno aspettare e lui, essendo figlio del Sì, conte, è una persona vogliono importante. le ricette povere del Ok, conte. Quindi l'anno faremo le prossimo ricette povere del faremo la conte. rubrica. Perché devi svelare Che tutti i nostri poi mi mangio progetti? io, voi li vedete, scelto, ma io mi mangio. Grazie, Rosi, Rosi, Rosi. Tu, Mario, ridi, è vero, le persone importanti si fanno aspettare. Essendo figlio del conte, sei importante. Io importantissimo, tu E importante. io? Poi, fra le altre cose, ti sei sposato con una baronessa. Perciò le palle a casa tua sono infinite. Le palle del conte, le palle della baronessa, E io? le palle di eredità. E io cosa ne ho Tu hai i mangiato? palloncini. Voglio? E chi ne Niente. saccio? Ah. Vabbè, Stiamo buonanotte molto Nadia. bene, salve 2601. Vabbè ragazzi, Buonanotte, Mila domani. Nadia. Di dove siamo? Di Catania, siciliani. Silvana da Crema, scusa perché sto No, va bene, io dopo parlando. questa potrei anche andarmene, morire in questo istante, Nunzio, svanire nel tu sei nulla. speciale, Appunto, dopo avanti. questa io mi autoelimino da tutti i social, No, certo. non ho letto Antonina, l'hai sconvolto. Più se sono, mi sento
Come? Tevins 90, ti ho snobbato, ti ho salutato. Siete Vince, due c'è Vince nostro, bello, sì, che ci salutai. Vince, a ciò si recito, no? A mezzanotte. Ma senti una cosa, dov'è l'amore mio? Fate tap tap, ragazzi, lo schermo. Dov'è così. Mary? Fate Mary! Mary! Ciao, una oh Mary! Ciao, poi mi scrivono. Sariano. Sariano. Saricriano, Tibriasti, com'è un discorso? Non stai capendo, chi vuole... Armando, vorrei chiederti come la pentola, la friggitrice ad aria, ne vale la pena? Certo, io vorrei comprarla, Silvana, assolutissimamente sì. Ah, Mary accanto a lui e vi saluta. Ciao tesoro! Ciao Mary, può confermare il conte. Ma che... la friggitrice è buonissima. L'albero lo faremo domenica, quindi domenica no, vedrete. Domenica nostro... mattina faremo l'albero. Vedrete l'albero sceso. Ma ecco, mio figlio scrive, Mary vi saluta, fa la baronessa. Ma certo. D'altronde è una baronessa. Ma guarda cosa ha scritto Anna Maria Ierasci, dice, tra conti e baroni, nunzio è... Un maggiordomo. Il principino. Sì, scelto. Un principino. Io sono un principe scelto. Ma come no? Senza stemma araldica. Ciao, sono Enza, siete meravigliosi. Ciao grazie, Enza. Mi raccomando ragazzi, il 10 dicembre potete al Fresco Bar, alle 4:30. Perché io mi fai le foto con Guacci. Sì, scelto. A mezzanotte Agata Prezzamento fa il compleanno e non se ne va. Aspetta i nostri auguri, ma li fa anche Anna Manfredi. Che colore faremo l'albero? Non ve lo diciamo. Non ve lo diciamo. Domenica lo vedrete. Avanti. Ancora questo principino, oltre ai pomodori, basilico, rivenere, formaggio grattugiato, aggiungo i pinoli. Grazie, devi aggiungere. Antonina, li devi aggiungere i pinoli se stai facendo questo fatemi pesto. Buona fortuna per il mio esame di martedì, esami di storia del diritto. In bocca al lupo. Bocca al lupo, ma la storia del diritto. In culo alla balena, come si dice? Devi metterti in testa una cosa, cara. La storia del diritto è una materia molto importante e sembra anche una materia molto difficile. Non lo è se pensiamo che quando la leggiamo è come se stessimo leggendo un libro di racconti, una narrativa. E così alla stessa maniera quando fate gli esami di storia del diritto, qualunque argomento il docente vi possa chiedere, voi parlate, dovete raccontare la storia del diritto come una narrativa, non come quella che potrebbe essere il diritto pubblico e il diritto privato. Ma perché uno va a fare l'esame, la nota live. Il diritto pubblico e il diritto privato sono due materie molto importanti nella nostra legislazione, ma stiamo parlando di articoli, no? E quindi diventa fondamentale cercare di tradurre quello che è l'articolo e non sbagliare. Invece la storia del diritto è una narrativa. Quindi raccontalo come stessi raccontando una favola e non puoi sbagliare completamente, ok? Quindi, salvo comunque un in bocca al lupo. Vi stavo dicendo il 10 al Frank Bar, qua c'è mensa, perché io vi salutare, vi vasare. E poi andate sempre, ma potete, ma viene detto che da 400 gradi gourmet. Per Catania e zone limitrofi, quindi parliamo fa domicilio, fa Gloria. Domicilio. Scelto, a Catania Gloria, dalla via Umberto arriva la circonvallazione, Gloria. Non lo so, ma dipende. Ti porta Prince, cioè voi siete affamate, arriva alla circonvallazione, scelto. Arriva al Corso Italia, arriva viene il 10, Vince il 10 viene di venerdì. Quindi appena tu non meni è meglio che non ci sei più e non saluti più, niente, basta. Se no ti comincia a chiamare Prince di nuovo. Cioè, Nunzio, fammi vedere la maglia. Quale maglia? Quale maglia? Questa che addosso. Questa qua, ma questo è un maglione. Non è una maglia. Poi c'hai la maglietta da salute. Cioè, fa freddo. Cioè. No, questa è una bella stampa. Cioè, questo è un cuscino dei Mori. La famosa storia dei Mori, no? Perché i Mori in Sicilia sono fondamentali perché hanno una bellissima storia. La storia nasce a Palermo, già l'ho raccontata, ma vi prometto che dopo le feste di Natale ve la racconterò di nuovo. Vince, non vi posso dire più. Solo che il Moro, perché lui il protagonista, è diventato
per amore, per gelosia, una Madonna. pianta di basilico. Basilico. Basilico si dice qua. Basilico. Vabbè, Vince, non mi salutare più, basta, perché io se rendevo mi prendevo un giorno di ferie. Sicuramente avrai ferie anche draghe. Salvo, ti posso dire una cosa, dice tutto dipende dal professore, è sbagliato perché tu se ti fai suggestionare dal professore segui quello che sono le sue tematiche, ma il professore qualunque tematica tu gli puoi proporre se vede il tuo spessore di preparazione non può fare altro che complimentarsi, no? Ma come Silvana Altrimenti. da crema? Tu non vieni. Silvana dice che non posso venire, sono a crema. E a te mi Ma io acidisci, diventa pensavo che tu acida. venivi da Fa il crema. compleanno a Senti. mezzanotte Agata Prezzavento, ma lo fa anche, se non mi sbaglio, mi ha scritto, si chiama Mara, Ciao Enzo da qualcosa Pisa. del Enzo, tu ci genere. sarai il 10 al Frank Bar Da a Pisa? Belpa da Pisa. Vediamo se No, posso perché pigliare no? Ma tu lo in aereo. sai che lavoro fa Enzo da Pisa? No, non lo so. Lui tiene la torre di Pisa, se viene la torre Ah, casca. questo lui fa a Lui Pisa. tiene la fanno i turni. Ma loro non meni? No, Non perché deve tenere la torre, vero? può venire Enzo da Pisa. Di Sono nulla, Valeria, salto, poi mi sono da Trento. fai sapere Ciao questo 30 in Valeria! lode. Sono Valeria Valeria, un salutate Antizzone, pure bella! a me. Buonanotte, Certo. mi sta dicendo tutta cuccari, basta! Comunque ci Ecco il arriviamo! conte, ha ripreso luce, parlando di cose che piacciono. Sì, purtroppo quando si parla delle cose di cui ho Federica, parlato tu mi io, mi raccomando, sei di Rocca piace, eh. Lumera, quindi ti aspettiamo Frank Il Barnes. 29 maggio voglio pure io gli auguri, così ci campiamo. Ci Il campiamo, 29 sas, maggio, certo. certo che ti Ti faccio. faccio, Tu certo. mandami magari, che so, una torta prima, No, Vince, una all'otto, cosa. noi staremo intorno fino alle No, fino 18:30. alle 18:30 Ah, Vinemo, e chi staremo. stiamo già fino all'otto, La torre è Vince? sempre storta, ma la tenete, no? Poi abbiamo altro Perché da c'è fare. tutta in piazza, Dobbiamo in andare da Piazza Gloria, dei certo. Miracoli. La storia della Torre di Pisa è bellissima, no? Già da tu Perché ci devi essere, fondamentalmente è no, forse. stata costruita con questo, diciamo, perpendicolare, ma sappiamo benissimo che non potrà accadere mai perché c'è un equilibrio statico, no? Correggimi se sbaglio. I cinesi la tengono. Ah, i Cinesi. cinesi la tengono? E allora c'è dire i cinesi, che sono proprio i cinesi, perché la Torre di Pisa c'è anche una canzone. Che bella la torre di Pisa, che pende, ma non cadrà. Perché non cadrà? Perché è stata costruita, Stotta no, e mori no, stotta. perpendicolarmente, ma perpendicolarmente dritta, no? È quello che l'ha resa famosa. Vabbè, ragazzi, una cosa importante. Ce l'avete presente? Grazie, insomma, ci sono anche della torre di Ce l'avete Pisa, un po'. presente la fila che c'è Ah! stata tra ieri e oggi da Primark? Tutta da Voglio fila? una cantata, una canzone siciliana. Aspetta, noi il 10 dicembre vogliamo la stessa fila che c'è stata da Primark tra ieri e oggi, Pinnuace. Scelto, a stessa chiessere, scelto. Voglio una cantata, una canzone siciliana. Cosa ci canto? Un ciuri sciuri, un simarita urrosa, vittina No, non si va grozza. da Urosa. Simarita urrosa, saringhe pippinetta, e io ca sugno bella, mi voglio marita. Simarita urrosa, saringhe pippinetta, Vince. e tu ca si bello, ti volessi marita. Mi Io cara, meritai, perché si certo. dice, finché a bella si marita, all'aria è maritata. Finché la bella si sposa, la brutta è già sposata, perché la brutta si accontenta, ma è brutta fuori, ma bella dentro. La bella è ornamentale e poi ha la puzza sotto il No, naso e quindi non se Ananiscema, la tu sposa avvenili. nessuno. Ananiscema dice: io sono senza macchina. Se mio marito torna dal lavoro in tempo, verremo tutti i 10 con i miei figli. Allora, tu Avvenili! ti organizzi e ci Con attira a tuo un'amica, la vicina marito. di Fai casa. mezza giornata al lavoro, cerca di venire all'una e mezza a Picchiumi casa, neghiri nigi, certo, avanti. nigi. Tutto, allora l'amore, dove sta l'amore? Lo spirito del sacrificio, Infatti. dove sta lo spirito del Allora, chi non verrà sacrificio? il 10, dall'11 non decantate amore, picchino saccio chi gioca La prima la conmigo. stiamo facendo, ho Ve lo vissuto 3 anni dico. a San Gregorio di Catania. E che mica c'è la Torre di Pisa là? Luca XXX mi ha detto che viene. Avanti. Chi Non posso mancare in ufficio. Twinks, Vince, si chiama. Twinks, ora lo comincio a chiamare.
Veniteci a trovare nel nostro negozio, tutto gratis. Euro Village se a Palermo. Ma pagare magari pagare anche l'autostrada, anche la trasferta, la benzina, scelto, non è che potremmo anche Sassi e Teresa, cioè tu la passi a prendere a Teresa. Teresa veramente la prendi tu a Teresa Sassi, come passi da casa nostra Eurovin tutto gratis, sì, ma, sì, ma è a Palermo, Maglio, ma pavare a benzino, pranzo, trasferta, se sono giustango, la bevo, poi mi voglio fare un tour a Palermo, voglio andare a rivedere i quattro canti, ma paghiamo tutto noi, la Eurovin. Cattedrale, tutto voi, anche la benzina, tutto, va bene, veniamo, il teatro, dove io voglio vedere tutto, a Palermo, mi vengo a pigliare io, va bene, forza, poveri, forza, no, però poi ci devi riaccompagnare magari, non è certo, che non è che poi mi lasci chissà a come si chiama, a Sacchitello, che c'è a Sacchitello, non mi lascia a me tutto paga tutto lui, va bene, cioè, so poi, dove poveri, state poveri. Posso passo, ve l'ho detto, passa che ti do l'uovo, tutto ha detto, vedi, sì, tutto, ma avanti come, ma quando mai, non mi lascia a Sacchitello, no. Siccome a Catania abbiamo un'abitudine che quando si va a Palermo, a Sacchitello, che è a metà strada, si ci ferma, si prende il caffè e si ci fa la pipì. Difatti tutti facciano, sì, dobbiamo andare a Palermo. Se ci ritardate, ci vediamo a Sacchitello, una pipì e un caffè e proseguiamo. Sì. C'è questa vecchia tradizione di Sacchitello, che bisogna fare la pipì e pigliarsi un caffè. Vince, su veni a casa, per favore. Giuri, sto parlando con Vince. Dice che domani sera, venerdì, passa da qua, da casa nostra. Vince, per favore, porta una bottiglia di salsa che c'è finita, una bottiglia d'olio, il sale, lo zucchero, la pasta. Poi chi mi manca, il tonno, e ci lascia anche qualche 20 euro la maionese, 20 euro che devo mettere la benzina, e ci compriamo le senza sigarette senza problemi, Vituzzi e mio marito ci compriamo le sigarette e non so mai quando torna, già sto male. Gioia, ti devi organizzare perché ci faremo tante foto. Sì, Enzo, stiamo lo insieme, Enzo, ma tu li segui, che viaggiava in casa, è vero, a Sacchitello è una vecchia tradizione. Quindi si ci ferma. Ma con l'ente alimenta, cioè che si fa con l'ente? Zizzo, ma ci sei magari tu ti visti vuole. Come posso portare qualcosina? A portare qualcosona? No, devi portare tanto, Zizzo. Non venire a Manuleggi perché è peggio, peggio di non venire il 10 dicembre. Peggio. Ma veramente? Proprio. A mani vuote. Ma io vedi, dice, ciao ragazzi, io sono Vince. E quindi, lo dice, unia sì, pasta, bella, ma è unia bello, salsa, comunque questa cosa. Poi dopo che tu ci porti queste cose, noi ci divertiamo, ti abbracciamo, scelto. Grazie, di cose. A che ci sono? A che ci sono, Nunzio? Tu manco mi dai certo che ti dai un zizzo. Antonina Zizzo, Zizzo, vedi che t'ho sognato stanotte a te. Vabbè, vedi. Dai, prendo 50 euro e li spendo. Bravo, vedi. E vendi, li porti in contanti. Spendine 30 e 20 li porti, no, no, 50 li spendi più 20. Va bene, Vince. Ah. Poi io ti do un bicchiere d'acqua fresco, te lo offro. Un bicchiere d'acqua, un caffè, ce lo facciamo. Assolutamente, puoi andare a riempire una bottiglia alla fontana. No, ma faccio una di Mary. Ah, da Mary? Alla baronessa, da tua nuora me la faccio prestare. Accatta, tuo figlio. Perché? Chi è Mary l'acquaiola? Che c'è, da tuo figlio? È Mary l'acquaiola. Ma tuo figlio dando l'acqua, ti interessa? Ah, va bene. Certo. No, ma io devo mantenere l'equilibrio familiare. Ma che c'entra? Tu affinché un lavi i soldi, tu sei morto di fame, chi non lavi? Certo, assolutamente. Lui è un mortino di famino. Mi ha sognata, ma scandali, Nunzio. No, ti ho sognata che io ero innamorato di attori mia, certo. Conte, non fare il pidocchio. Ma infatti. No, assolutamente. Antonina Zizzo è stata disattivata per 5 minuti. Teresa, ma è disattivata da Antonina Zizzo? Ha disattivata la Zizzo, no, vabbè, quando la riattivo io. Come il caffè? Il caffè della Peppina non si beve la mattina, né col latte né col tè, ma perché? No, vabbè, no, questo è giusto. Forse l'ha riabilitata? L'ha riabilitata forse. Ma questo non conto. Antonina Zizzo, ci sei? Antonina Zizzo, mia moglie è di Catania. Conte, I love you, grazie Luigia. A me potete offrirmi tutto, me lo merito. E perché tu meriti? Fondo da Mary la baronessa, Mary l'acquaiola, qua è un attimo. Esatto. Certo, Maria Chiara.
Scusa, Mary è una baronessa, mia nuora, baronessa. Ehi, tu, ma una mera bottiglia acqua, qua è Mary l'acquaiola. Zizzo, scusami, mi è scivolato il telefono. E con la scivolata ha silenziato a Zizzo. Ah, diventavo Mary l'acquaiola, ma no, non vabbè, mi stai capendo. Voglio morire, buonasera, oggi entro in ritardo, ma vi voglio bene lo stesso. E allora, okay, se sei andato in ritardo, Lanza Fame Conci, il 10 dicembre alle 16:30 al Frank Bar, via Moncibello 112, Belpasso, ci saremo noi che incontriamo Luigia, voi. Tu sei regina? Bene. Sei la per regina. Sono siciliano, ma vivo fuori. Mi fate rivivere la Sicilia. Salsa va frutta, va bene. No, meglio la cirio. No, no, la va frutta, buonazza. La cirio è meglio, mo. La cirio polposa. No, allora, guarda, comprimi le bottiglie di pomodorino. Quindi proprio il pomodorino d'occhio. Certo. Perché ne ho qualcuna a casa che sta per scadere. Beggio! Vedi, volte così scadute, mo. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la murica mi restiti l'utorno. Siamo in 200. Ragazzi, prima che chiudiamo, ci fate arrivare a 200.000 like di questa live. Lo fate tap tap, che siamo a 180.000, ne mancano 20.000 tap tap. Tra-la-la. Beato a cavi belli li mugheri e ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, la murica mi restiti l'utorno. Contenti per chi voleva le canzoni siciliane, sono un po' stonato, però voglio dire. Grazie. Buonanotte, Dino. Nella. Buonanotte, un saluto Enzo. Da Palermo. Enzo, mi raccomando, la torre, mi raccomando. La torre di Pisa che pende ma non cadrà. Grazie per i tap tap, continuate ragazzi, ne mancano solo 19.000. Noi dobbiamo aspettare la mezzanotte perché dobbiamo fare gli auguri ad Agata Prezzamento. Sempre dritta, mi raccomando Enzo, sempre dritto. Grazie, sempre dritto. A torre Enzo, non è che tu a capire i mali, a torre. Cioè. Evviva la torre di Pisa che pende e mano cadrà. Parama. Fratelli, basta, mo, sacatato l'inno nazionale, no, l'inno nazionale è uno. L'Italia, tutti gli inni nazionali. Sedesta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. A mezzanotte Agata Prezzavento compie gli anni. Dice Vince, non va bene perché cambi tonalità mentre che canta. Senti, ma tu mille e mezzo di fatti tono? Vince. Qua mi stanno dicendo Ugo Ladoro. Sì, allora, so qua ti hanno scritto l'inno nazionale. Maria Chiara, ti scrivo conto, abbiamo capito che devi arrivare a mezzanotte, però abbi pietà di noi che siamo qua a ascoltare. Scelto. Senti bene, accatti di tappi pericchio, ti metto con tutto il giusto. Allora, tu pensa che tu sei dall'altra parte del telefono, io là io qua vicino. Scelto. Quindi sogno peggio di te ha combinato. Come, tu mi cannili per l'atmosfera. Guarda, quella di Primark. No, abbiamo fatto l'albero, lo facciamo il primo di dicembre, il primo dicembre, domenica. Il primo dicembre, passando ieri. Domenica 5 dicembre, di che viene domenica? Oggi è giovedì, venerdì, sabato. Domenica 5 dicembre. Non può essere, allora il 10 è venerdì. Ah, venerdì. Venerdì, certo, ma si è giunato? Mamma, ah, come i bummi, proprio i bummi. L'astorario non sono loro. Avanti. Bello. Forza Catania, in bare, sempre Catania. Vai Enzo, mi raccomando, Enzo. Appena viremo la torre di Pisa Cascalia. Domani sera mangi da noi, proprio domani sera che non ci siamo? Domani sera mangio da voi, ma Vince, ma stiamo ti inviti, io non stai capendo. Allora, ma se tu potti mangiare se pronto, se tu porti il mangiare pizza, poveri, puoi venire. Però no, se Vince, cose cucinate se tu porti il mangiare puoi venire, se vieni per mangiare da noi siamo a cena fuori, quindi decidi tu. Se ti potevo ammitare di gloria. Noi siamo a cena fuori, però se porti le pizze io resto a casa, giustamente. Ah, se, porta se le porta lui non restiamo anche a casa, anche le bevande, no. Anche le bevande acqua. Se invece viene a mani vuote non ci trovi, siamo a cena fuori. Certo. Mi dispiace, perfetto, va bene. Allora porta pizza lui.
Fate gli auguri anche ad Anna Manfredi, ok? Ma quando? Ora? A mezzanotte. Ah, a mezzanotte. Ah, a mezzanotte. Ma che ore sono? A mezzanotte sai. Ma ce l'ho il tempo di una sigaretta intorno? Che certo. Io ti cercherò. Ragazzi, fate tap tap. Ovunque tu sarai, mancano, sei mia. Non abbiamo fatto mai 200.000 like in una live. L'abbiamo fatto grazie a Primark, devo dire. Li prendo da Cutiliscia. Avanti. Come mai sto nick... Anthony, perché Anthony, siamo ricchi. Morti di fame. Stiamo morendo, cara, a fame. Stiamo aspettando qualcuno che riporta. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che avresti per me, così grande. Chi si sa ci parole? A posto, un bar, non è così. Avanti. A mezzanotte sai che io ti cercherò. Ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia. Na 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 na. Ti do anche una lezione di canto, perché sono stunato. Ehi, Sprinzi! Prince! No? Per me è Prinzi. Prinzi, è Prinzimonio. Adesso posso scrivere, prima no. No, certo che puoi scrivere. C'è caduto il telefono a cosa? A sei Prinzimonio. A Teresa non mi veniva. Sei Prinzimonio. Ma certo che faccio parare annunzi. Io sono stonato e canto lo stesso. È stata tutta colpa di Teresa. Mamma mia. Sei un pochettino una noia. Arespati, sei una noia. Mortale. Teresa, pensaci tu. Arespaddi 26. Prince è il mio cane. Comunque appare, a parte gli scherzi, no, io ho detto Prinzimonio. Teresa, Arespaddi 26. Ciao Conte, sei bellissimo, grazie. Ciao Armando, che bello vederti, grazie Agata, da Campana d'Occo e qua ti dico bravo, il napoletano non è una lingua, è un'arte, esatto, il napoletano è un'arte, la lingua napoletana è un'arte perché è una lingua antica, no? Così come il siciliano è una lingua antica, che nasce da secoli, 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 poi c'è il famoso regno delle due Sicilie, ci sarebbe tanto, tanto da parlare, no? Conte, mi mandi un regalo? Io ti mando un regalo? Cos'è un regalo? Teresa, ci sei? No, Nunzia è andata a fumare e sta tornando. No, Silvana da Crema, sono bravissimo quando canto, no. Conte, sei stupendo, grazie. Ma tu dall'oculista quando ci vai? Dall'oculista quando ci vai? Non mi vedi bene? Ah, grazie Teresa, non l'avevo visto. Scusami, grazie, grazie. Cos'è un regalo? Non lo so, cos'è un regalo? What's regalo? Cos'è un regalo? A quanti like siamo arrivati? Ancora so pochi. Per un ditino nel telefono. Quanti like sono arrivati? Per un ditino nel telefono, la 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 la. Avanti. Ma come mi fai un regalo? Io ci faccio il regalo a lei, figlio mio? No, papà, io un regalo non ce ne faccio. What's regalo? Che cos'è un regalo? Brava Anna di Sherman! Sono io già un regalo, dice Anna di Sherman, quindi ti sto regalando questa serata in live. Guarda, guardami bene, no? Oggi mi sono messo anche la camicia bianca, insomma, mi sono agghindato, no? Stasera c'è la live, c'ho tutti voi. Bravo, Magli, infatti, ma che stanno dicendo? Ciao Armando e Nunzio, un saluto da Lucio Daenna. Ciao Lucio, grazie Prinzimonio. Io vi amo, ma mi stancavo io. E va bene. Ma scusa, tu nella mano c'hai un dito solo o cinque dita? C'hai cinque dita, prima con l'indice, poi col pollice, poi col medio, poi con l'anulare e poi col mignolo. Quando ti stancano queste cinque... Ora la regalo, Maglio, quando...
hai finito queste cinque dita che ti sono staccate, ricominci con l'altra mano, che c'è la sinistra, la destra. Tu sei uno splendido regalo, grazie, grazie. Mi cascavo a mano e piglia l'altra mano, no? Hai due mani o una mano? Si può fare anche con tre dita insieme, certo, ovvio, ovvio. Però io vi faccio così per chi lo sa. Questo è per tutti voi. Ho bisogno di pazienza stasera, Giorgia. Formiche, in che senso? Poi ci sono pure i piedi. Bravo a Prince, ci sono pure i piedi. Ragazzi, tutti così, tutti così, tutti così. Vi amo, vi amo, vi amo. Ragazzi, fra poco è mezzanotte, fra 10 minuti, e dobbiamo fare gli auguri ad Agata Prezzavento e a un'altra persona che si chiama Mara Cammarata, non mi sto ricordando. Conte, tu sei come il mio amore. Anna Brunitta, in che senso sono come il tuo amore? Sono bello come il tuo amore? In che senso? In che senso? In che senso? Bravi, tutti così. Tutti così, tutti così. Vedi anche Teresa a chi sono dedicati, a tutti, grazie, non sono bellissimo, andatevene dall'oculista, a chi sono dedicati, a Sasi, spero non come il mio, ma tu c'hai un grande amore, Sasi, un grande amore, un grande, grande, grande amore, un grande, grande, grande amore. Vittina grossa supra Nucantuni, fui curioso e ci vosi spiari, idda maris puniu con granduluri, murio senza nutoc di campani. E rullallè, 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 rullallè. Sinienu, sinienu, lime anni. Sinienu, sinienu, non s'acciunni. Ora casugnu vecchio d'80 anni. Cerco la vita e morti, ma rispugni. E rullallè, 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 rullallè. Vedete? Io ho fatto un mini repertorio, mi hanno chiesto io sono stonato, al di là di tutto sono stonato, però va bene Manlio, esce a Raul, un bacio. Ma quante volte lo esce a Raul, che già unisciste, ora unisci un'altra volta? Cioè su Raul sta sempre i peri peri praticamente. Armando sei mitico, Nunzio dove sei? Nunzio è di là. Nunzio è di là, ciao tesoro, buonanotte, buonanotte a Mary. No, ma sono stonato. Nunzio è di là che sta fumando. Appena arriva, che ritorna, facciamo gli auguri ad Agata Prezzavento. La baronessa vi saluta. Ciao Mary, buonanotte. Ti stanno salutando tutti. Mario, trattieni 30 secondi. Bellissima, anche se non capisco tutte le parole, stupenda. Grazie. Poi qualche giorno me la traduco. Non sono le corna, significa I love you nel linguaggio dei sordomuti. I love you. Io pensavo che era il linguaggio dei cornuti. O chi è che aveva l'amante? Sei cornuto, amore mio. Invece no, significa I love you nel linguaggio dei sordomuti. Ma come? Ciao baronessa Conte, sono Giusy Cipullo. Ciao Giusy! Ti stanno salutando tutti, Mario, stanno salutando anche a Mary. Anna Maria Ieraci, buonanotte Mario, buonanotte Mary. Ta 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 ta, fra poco è mezzanotte, dobbiamo fare
Gli auguri, dobbiamo fare gli auguri a due persone. E ci manca veramente poco perché sono 54. Spero che Nunzio torni prima, entro questi 6 minuti. Nunzio ritorna. Io ti capisco, Armando in dialetto, Silvana da Crema, perfetto. Maglio ringrazio a tutti. Conte, hai sonno? No, no, assolutissimamente. Mi sono avvicinato alla lampada e quindi il riflesso dei LED della lampada. No, no, non ho sonno assolutissimamente. Io mi corico molto tardi e mi sveglio molto presto perché dormo molto poco. Perché dovete sapere che a matinata fa iunnata, a matinata fa aiunnata. Cioè se uno si sveglia alle 6 fino a mezzogiorno luna, che ci sono 6-7 ore, fai un miliardo di cose, no? Se invece ti alzi alle 11 già è subito mezzogiorno. Tu ti alzi alle 9, proprio Prinzimonio, a posto, a matinata fa aiunnata. Mancano 5 minuti, Agata, ci sei alle 12:30, vado in ufficio ed esco alle 8. Ammucamo! Uè, uè, che bello lavoro fai! Ah, 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 ah. Nunzio, se stai guardando con l'altro telefono, sei pregato di tornare perché dobbiamo fare gli auguri che è quasi mezzanotte. Gus Spa Zero. No, certo che ti saluto, non è vero, è che magari i commenti girano in fretta e quindi buonanotte Debbie, ho studiato per arrivare ad un ufficio, quindi me lo merito. Ma quello non ci piove che te lo meriti. Armando, io sono siciliana come voi, è già Silvana, quindi mi capisci. Nunzio, vieni al tuo posto, ma Nunzio non hai intenzione di tornare, fai vedere le cose di prima. Già fatto, ti devi rivedere il video. Nunzio torna, sta casa aspetta a te, dice Vanni, è mezzanotte. Dobbiamo fare gli auguri ad Agata Prezzavento e sembra l'altra persona che non mi ricordo. Anna, si chiama Anna, Anna No, come? mi sono trattenuto perché mi ha scritto Gloria di 400 gradi Sicilia Gourmet. Io non vi dico bugie qua. Ah, scusa un attimo, lo puoi rivedere il video su Facebook e su YouTube? No, No, ma domani farò il video anche per degli acquisti. vogliono vedere il video. Ah, sì, questo sì. Anna Manfredi, Sto ok. parlando con Gloria che mi ha scritto che stasera c'è andata una mia cugina da lei perché non ha resistito e voleva provare le pizze che Quale aveva messo da me, cugina? Stefania. Ah, guarda un po'. Mia cugina è andata da Gloria, scelto perché mia cugina si dà lì i miei video e si uni Gloria, cioè non ho potuto resistere e ci ha fatto un sacco di complimenti, quindi i miei parenti vanno da Gloria, i DC Macaruacci, no? Ma 400 gradi Sicilia certo. Gourmet, via Umberto Catania, 190, numero 197. Dai, è mezzanotte quasi. Certo, e comunque mia cugina ha pagato, non è che è morta di fame come a E ha mia. lasciato anche Certo. un acconto per noi, per quando ci andiamo la prossima volta, così noi paghiamo con i soldi che lasciano le sue cugine. Manco da un po', scusatemi. Giorgio Maretti 2, tranquillo, l'importante è che è tutto bene. Dai, manca veramente poco. Siete un Portendo. portendo. Grazie Momo, Mono, Mono, 1170. E tra l'altro anche mia cugina ha una pizzeria, quindi se n'è andata dalla concorrenza, scelto. Ora da sua cugina faranno le pizze. Ora faranno le pizze come a Meno Gloria. 120 secondi, sì, grazie, un abbraccio forte anche a voi, anche a te, scusami. Siamo a 200. Allora, Agata Prezzavento, ci sei? 230.000 like, ma io vi amo Ancora, fino alla follemente. fine, siete stati a Taormina? No, ancora no, in 63 anni non ci sono stato. Vediamo se qualche No, giorno ancora ci l'albero posso no, Giorgio andare. Maretti, lo faremo. Certo che siamo sempre stati a Lo Taormina, faremo dista 60 domenica. Il conte solo chilometri. per la sua gentilezza merita di non pagare, anche Nunzio ovviamente. Ma certo, ovvio. Hanno deciso di non fare più video. È stato un
un flash, un arcobaleno. Ora hanno deciso di non farne più. Non so, la pizza chissà, l'ho pagata, più di 10.000 sono i miei. Chi c'entra, Vince? Mica tu i pavi tap tap. Conte, ma è un compleanno, una ricorrenza gioiosa. Mi stai mettendo un'ansia. No, lo so. È sempre Maria Chiara che dice che si abbia pietà di noi, sempre lei è. L'amo, Maria Chiara, ti amo, bella. Agata è qua, va bene. Mancano 60 quanto secondi. Manca? Meno 10. Meno, no, no. Non lo so se siamo. Meno 9. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2. Aspetta che devo però fare... Però uno, auguri! Un auguri, Agata! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri ad Agata, tanti auguri a te. Auguri anche ad Anna Manfredi. Anche Anna Manfredi. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri ad Anna, tanti auguri a te. Agata tesoro, buon compleanno auguri, ad Anna. Auguri, 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 auguri. Mi raccomando, 24 me la da cantare, faccia mia, scelto. Perché 24 è come qua, in live. In live io sarò il 24, sarò il 23, appena scatto no, il 24, no, Prince, non è di Picarello. Ma come? Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Anzi, facciamo una cosa. Ne canto una al plurale per tutte e due e poi chiudiamo la live. Tanti auguri a voi. Tanti auguri a voi. Tanti giorni felici. Tanti auguri a voi. Buon bene. Compleanno Agata e buon compleanno Anna. Grazie, grazie a tutti, sempre per il vostro affetto. Grazie per i 230.000 tap tap, grazie. Vi ricordo e vi ricorderemo sempre nei giorni prossimi che il 10 dicembre alle 16.30 siamo a Piano Tavola al Frank Bar in via Mongibello 112 l'incontro con i nostri follower. Vi ricordo ancora che in via Umberto 196 a Catania c'è la pizzeria 400 gradi gourmet. Andate, pizze scacciate, specialità. A Natale, a Capodanno, a scacciata si mangia a Catania. E dove la potete fare? Solo da? Prince e Gloria in via Umberto a Catania 400 gradi gourmet. Nendi, non, non si mi può esce manco la parola. Specialità, vi ricordo che fanno anche la sport, quindi chi è di Catania, zone limitrofe, può telefonare, risponde Gloria e vieni Prince a casa e viene Prince, oppure no, risponde Prince e viene Gloria, oppure forse potremmo venire anche noi. Vediamo un attimo, cercano, pizze, certo. Cercano due ragazzi per la consegna delle pizze. Ah, quindi, ma almeno Gloria li pava, certo. Quindi mi raccomando, ancora tanti tanti auguri, grazie e una buona serata. Vi amiamo.